Una buona domenica, ben ritrovati con Diretta Stadio in questo numero di Diretta Stadio che sarà, ve lo annuncio già, praticamente un pomeriggio insieme di fatto. Mettetevi comodi perché saremo in diretta per raccontarvi davvero tantissime ore di calcio abruzzese. Partiamo adesso, come detto, che sono le 14:29 con la Serie D fino alla fine delle partite, poi alle 18:20 torneremo in onda per Teramo Gubbio e poi da lì 5 ore consecutive di fatto per andare fino al post partita di Bari Pescara che inizia questa sera alle 20:30, sarà il posticipo della giornata di Serie B. E allora, con la Serie A ferma, proprio la Serie B ha appena concluso il lunch match, vittoria per il Venezia di Pippo Inzaghi contro il Perugia 1-0. Le partite si sono già giocate 0-0 tra Avellino ed Entella, vittoria della Provercelli sull'Empoli, risultato questo un po' a sorpresa, 2-1. Spezia Frosinone 1-1, sempre giocata ieri. Come detto, adesso è appena terminata Venezia-Perugia 1-0. Alle 15 le partite che vedete: Ascoli-Foggia, Carpi-Brescia, Cesena-Salernitana, Cittadella-Parma, Cremonese-Palermo e Ternana-Novara. Alle 20:30 l'appuntamento con Bari-Pescara. Questo è il turno invece della Serie C, girone B. Tra poco stanno iniziando Albino Leffe Fano, Bassano Feralpi, Mestre Renate e Sudtirol Reggiana, annullata Triestina Modena. Alle 18:30 Pordenone Padova, Ravenna San Benedettese e appunto Teramo Gubbio. Domani alle 20:30 Sant'Arcangelo Vicenza, riposa la Fermana. Questo invece è il girone F di Serie D che sta iniziando proprio in questo momento: Campobasso Avezzano, Castelfidardo San Marino, Fabriano Vastese, Francavilla Matelica, L'Aquila Recanatese, Nero Stellati Jesina, Agnonese Pineto, San Nicolò Monticelli. L'abbiamo seguita ieri, l'anticipo vinto dal San Nicolò 2-0 contro la formazione di Nico Stallone, e poi San Giustese Vispesaro. Queste le partite che seguiremo nel pomeriggio. Allora io direi di cominciare il nostro giro dei campi partendo dal Valle Anzuca di Francavilla al Mare per Francavilla Matelica. Buon pomeriggio ad Andrea Costantini, buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici da casa, alla Valle Anzuca di Francavilla. Si va per le lunghe perché le squadre, ecco, soltanto ora hanno fatto la loro uscita dal tunnel, quindi proprio in questo momento stanno entrando nel rettangolo di gioco. Dunque la gara avrà inizio con alcuni minuti di ritardo rispetto alle ore 14:30. È una gara importante per il Francavilla che si misura con la capolista del campionato, una capolista che finora ha lasciato le briciole agli avversari: 9 vittorie, un solo pareggio, una sola sconfitta per la squadra di Luca Tiozzo, sconfitta peraltro casalinga la terza giornata contro la Jesina, poi un mezzo stop nello scontro diretto di Pesaro, da lì 5 vittorie consecutive, serie aperta per questa autentica macchina da gol del girone F. Il Francavilla prova a fermare la corsa della capolista, un Francavilla che anche oggi ha diverse assenze, in extremis mancano anche Romeo e Michiche, ma Iervese si affida al 3-5-1-1 che ha portato gioco e risultati negli ultimi tempi, anche se il Francavilla reduce dallo stop di Pineto. Allora andiamo con le formazioni, vi dico che Tiozzo, tecnico del Matelica, cambia 5 undicesimi rispetto alla squadra che ha battuto nettamente il Castelfidardo nell'ultima giornata. E dunque Matelica in campo con Cherezovic, Brentan, De Gregorio, Meneghello, Losicco e Cuccato, da Pologna Malagò, Magrassi, Gabbianelli e Tonelli. In panchina vanno Rivosecchi, Messina, Alfonsi, Callegaro, Gerevini, Arapi, Angelilli, Gilardi e Gioè. Risponde il Francavilla con Spacca, Fiore e Sembroni, Amenta, Palumbo e Mele, Youssef, Di Pietrantonio, Velardi, Zerbo e Mancini. Dunque Di Pietrantonio terzo di difesa, Velardi torna in mediana nel ruolo di mezzala, Palumbo ancora avanzato come trequartista alle spalle dell'unica punta Zerbo. In panchina Faggiano, Milizia, Galli, Molenda, che torna dunque a disposizione in questo
turno dipinto di Renzo, Silvestri, Di Sabatino e Banegas. Il direttore di gara è Valerio Gioviani della sezione di Termoli, gli assistenti Tesolim e Tinello, il primo di Portogruaro, il secondo di Rovigo. Sta per avere inizio la partita, le due squadre sono disposte, il Francavilla attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, inizia in questo momento Francavilla Matelica, studio. Grazie Andrea, ci spostiamo adesso a Fabriano per la sfida tra il Fabriano Cerreto e la Vastese, terza in classifica. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante, ciao Roberta. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti quanti i telespettatori di TV6, partita che qui allo stadio comunale Mirko Aghetoni di Fabriano è iniziata da 30 secondi tra Fabriano Cerreto e Vastese, c'è stato già il primo tiro nello specchio della porta da parte di Salsiccia e la prima parata di Camerlengo. E allora andiamo subito a vedere insieme il computo delle formazioni, iniziando da quella di del Fabriano Cerreto di Sauro Trillini, alla sua quarta partita sulla panchina del Fabriano, con Spitoni tra i pali, Compagnucci, Baldini, Bambozzi, Tapani, Labriola, Girolamini, Zepponi, Cicino, Berardi e Salsiccia. Non sono della partita lo squalificato Pier Gallini e proprio in extremis out anche Cusimano per influenza. 4-3-3, il solito 4-3-3 di Gianluca Colavizzo, con Camerlengo tra i pali e poi Iodice, De Chiara, De Feo, Amelio, Bagaglini, Stivaletta, Pizzutelli, Cristaldi, Fiore e Leonetti. Arbitra d'incontro il signor Roberto Lovison della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Pansardi di Bologna e Cappelli di Lugo di Romagna. Ancora ospiti in avanti quando siamo giunti al secondo minuto, altra parata di Camerlengo e Vastese che può ripartire, 0-0 per ora il parziale. Ci sono circa una cinquantina, una sessantina più o meno di tifosi aragonesi nella tribuna ospiti che stanno incitando la propria formazione, giunti da Vasto, proprio di fronte alla nostra postazione. In questo momento il gioco è fermo e io ti posso restituire la linea per ora. Grazie Roberta, dunque 0-0 a Fabriano tra Fabriano e Vastese. Adesso andiamo allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per vedere per l'Aquila Recanatese. Un buon pomeriggio a Daniela Rosone. Buon pomeriggio Daniela. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. È iniziata qui allo stadio Gran Sasso la gara da due minuti, risultato fermo sullo 0-0, ma al primo minuto c'è stata un'incursione in area aquilana della Recanatese che ha sfruttato un errore difensivo dell'Aquila, ha provato la conclusione della distanza senegalesi con un gran bel tiro, Farroni in volo è riuscito però a deviare in acqua. Vi do lettura subito delle due formazioni scese in campo oggi. L'Aquila schiera tra i pali Farroni, Marra, Steri, Pupeschi, Valenti, Bojo, Boucher, Rusci, Padovani, Di Paolo e Capiero. A disposizione di mister Battistini siedono in panchina Novara, Sieno, Boninsegni, Brenci, Bolzini, Sbarzella, Fabrizi, Esposito e Fermo. La Recanatese invece è così schierata con Maraglino tra i pali, Mulè, Parisi, Basso, Cipolletta, Nodari, Negro, Lupo, Palumbo, Senegalesi, Giaccaia. A disposizione di mister Marco Alessandrini ci sono Piangerelli, Colonna, Perini, Canoni, De Luca, Monachese, Candidi, Brailic e Papa. Importante nell'Aquila il recupero di Michele Boldrini che siede in panchina, mentre restano Jacopo gli infortunati di lungo corso, Ranelli e De Julis che purtroppo si è fermato un'altra volta, mentre Ibe sta scontando la terza e ultima giornata di squalifica. È tutto, vi restituisco la linea. Senti Daniela, solo qualche secondo insomma per farti commentare brevemente la notizia che abbiamo insomma letto in questo fine settimana, insomma l'ennesimo gesto d'amore dei tifosi rossoblu che addirittura hanno comperato delle provviste ai giocatori dell'Aquila. Abbiamo visto anche una foto, c'erano Steri e Valenti insomma che mostravano il dono da parte della tifoseria aquilana. Sì Jacopo, dopo la trasferta a Campobasso offerta sempre da questo stesso splendido gruppo di tifosi che si chiama Orgoglio Aquilano, c'è stata questa ennesima iniziativa
decisa proprio da loro, senza che i ragazzi in realtà avessero chiesto niente. Sono venuti qui allo stadio dopo l'allenamento portando ogni ben di Dio nel cofano delle loro automobili, in particolar modo il dottor Luigi Manieri, aiutato da questo gruppo appunto di tifosi di Orgoglio Aquilano, e hanno fatto la spesa ai giocatori. Certo, un gesto forte, un gesto simbolico anche per richiamare poi la società alle proprie responsabilità. Come sapete è importante il campo, ma l'attenzione si concentra soprattutto domani, quando ci sarà l'assemblea dei soci. Come è noto, fino ad allora ogni tipo di pagamento è bloccato, per cui sapete bene, perché ci seguite, la situazione che vive l'Aquila Calcio da questo punto di vista. Grazie Daniela, grazie. Buona partita ovviamente, speriamo in un buon risultato per l'Aquila contro la Recanatese. Tra un po' andremo a Campobasso, per Campobasso Avezzano, ma intanto ci spostiamo al Civitelle di Agnone per Olimpia Agnonese Pineto. Buon pomeriggio a Maurizio D'Ottavio, buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli amici di TV6. 8 minuti di gioco qui allo stadio Civitelle tra l'Olimpia Agnonese ed il Pineto. Il risultato è fermo sullo 0-0. Passiamo subito a leggervi quelle che sono le formazioni spedite sul rettangolo in sintetico da Pino Di Meo, tecnico del Granata, e Daniele Amaulo, tecnico del Pineto, con l'Olimpia Agnone che schiera tra i pali Faiella, Corbo Litterio, Rullo, Cassese. Nel frattempo c'è un'azione in area di rigore da parte della formazione adriatica, c'è un fischio però, c'è una punizione in favore dei padroni di casa. Dicevamo Castese, Di Lollo, Margarita, Magista. Intanto Tantoro, scusami, Farini, ti interrompo Maurizio, perché sì, tra un po' andremo a vedere Nero Stella Tiesina, purtroppo la Tiesina è già in vantaggio, tra poco il collegamento. Continua Maurizio. Sì, allora diciamo Cerase con il numero 11 in panchina, Pino Di Meo porta con sé Cuppini, D'Aversa, Guglielmi, Caprarola, Peic, Niang, Ferraro, Junior, Barbosa. Il Pineto di Amaulo risponde con Mazzocchetti tra i pali, Farias, Della Quercia, Pomante, Napolano, Bisegna, Ciarcelluti, Pepe, Mariani, Esposito, Fiumana. In panchina Giacchetta, Capocasa, Gragnoli, Battista, De Leonibus, Rachini, Zippini, Orlando, Tine. Davanti a circa 500 spettatori arbitra il signor Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Vincenzo Adriano di Foggia ed Emanuele Femaruolo della sezione di Barletta. Dunque 0-0 il punteggio quando siamo arrivati al decimo del primo tempo. Amaulo che non ha preferito portare in panchina l'ex di turno, l'attaccante Daniele Gragnoli, protagonista di due stagioni qui ad Agnone, mentre Pino Di Meo recupera il difensore centrale ex Napoli, Lecce e Messina. Rullo in campo dal primo minuto, ha portato con sé Barbosa. Pineto che si presenta all'appuntamento dopo 6 risultati utili consecutivi. L'Olimpia Agnonese è reduce dall'immeritata sconfitta rimediata 7 giorni fa all'Aragona di Vasto, quando Leonetti siglò il gol della vittoria al 91esimo. Per il momento è tutto dal Civitelle, ribadiamo il punteggio: Olimpia Agnonese 0, Pineto 0, la linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Maurizio. Primo risultato cambiato, quello tra Nero Stellati e Jesina. Buon pomeriggio a Giulio Misticone. Ciao Giulio, insomma partono male le cose per il Nero Stellati. Sì, buon pomeriggio dal Barbati di Pescina. Una partenza shock per i Stellati, con la Jesina che si è portata in vantaggio al secondo minuto. Colpo di testa vincente di Pier Andrei che ha gonfiato la rete. E insomma una partenza shock, perché poi la Jesina ha avuto altre due opportunità per incrementare il bottino. Dopo la rete è arrivata al secondo minuto, al terzo minuto e mezzo c'è stato un salvataggio di Ponticelli sulla linea che ha proprio evitato la seconda capitolazione al proprio portiere Parente, e poi dopo soli 4 minuti e 40 secondi è arrivato anche un altro colpo di testa di Pier Andrei che è andato vicino al raddoppio. Dunque la Jesina ha legittimato il proprio vantaggio. Il tentativo dei Nerostellati è arrivato quasi al sesto minuto, ma è stata una confusione velleitaria di Isotti. Dunque strada in salita per i Nerostellati, che cercano ancora la loro prima vittoria stagionale. Dovranno comunque invertire la tendenza di una gara iniziata davvero male. Questo è quanto per la squadra di Di Marzio. Dall'altra parte invece la squadra di Gianangeli ha iniziato ottimamente il confronto, senza partire, senza timori reverenziali. Quando siamo giunti al decimo minuto esatto al Barbati di Pescina, Nerostellati 0, Jesina 1, a voi studio.
Grazie, grazie Giulio. Dunque, purtroppo primo risultato cambiato in Serie D, il vantaggio della Jesina sul campo del Nero Stellati. Eccolo qua, ovviamente al netto dell'anticipo di campionato tra San Nicolo e Monticelli, il primo risultato che cambia di oggi è proprio quello del Barbati di Pescina. Andiamo a leggere le formazioni prima di tra un po' andremo con i colleghi di Telemolise a Campobasso per Campobasso Avezzano, però leggiamo le formazioni che sono scese in campo. Partiamo ovviamente dall'Avezzano di Federico Giampaolo, Fanti tra i pali, poi Besana e Lombardo, Persia, Menna e Sbardella, Deramo, Bianciardi, Dos Santos, Branicchi, che dunque parte dal primo minuto, e Pellecchia. Insomma, una formazione a trazione decisamente anteriore, quella di Federico Giampaolo, oggi al nuovo Romagnoli di Selvapiana. Lombardi, Scutti, Tariuk, Sesai, Piorelli, Besana, D'Ambrosio, Acatullo e Cerone, che dunque va in panchina, compongono le alternative del tecnico bianco-verde. Andiamo in casa del Campobasso: Landi, Capozzi ed Elefante, Danucci, Lagnena e Del Duca, Ribeiro, Leone, Gerardi, D'Agostino e Vecchione per la formazione di Masecchia. Sapete, insomma, che c'è stato un ribaltone a Campobasso nonostante la vittoria settimana scorsa, però è andato via il direttore sportivo Pavarese, è andato via l'allenatore Foglia Manzillo, Salzano, Bolzan, Bisceglie, Spinelli, Esposito, Ingretolli, Sorrentino, Carbo e Scognamiglio. Però andiamo subito a Francavilla perché c'è un rigore per il Matelica Jacopo, dodicesimo minuto del primo tempo, calcio di rigore per il Matelica, ancora una volta a menta come era successo con l'Aquila. È stato pessimo il suo intervento, ma grazie dagli 11 metri, tiro, gol. Matelica in vantaggio, spiazzato l'estremo difensore del Francavilla, spacca, dunque Magrassi si è procurato e ha trasformato il calcio di rigore, ma come vi stavamo dicendo, a menta ancora una volta pessimo, è stato disastroso il suo intervento, si è fatto prendere, si è fatto bruciare sul tempo da Magrassi, che ha usato molto bene il corpo facendo da perno su quello di Amenta. Amenta una volta superato ha strattonato in maniera vistosa il centravanti del Matelica, gli è poi franato addosso, rigore sacrosanto a nostro avviso, che è stato trasformato dallo stesso Magrassi. Dunque al dodicesimo il Matelica è già in vantaggio alla prima operazione di questa partita, e poi aggiungo anche che poco fa al nono minuto c'è stato un cambio forzato per il tecnico del Francavilla Iervese, perché si è fatto male al piede, l'esterno Fiore, al suo posto è entrato Molenda, che a inizio stagione ha giocato sovente da mezzala, ma ora va ad avvicendare Fiore anche nelle mansioni e farà il quinto di destra. Dunque quando siamo giunti al tredicesimo del primo tempo, Francavilla 0 Matelica 1, rete al dodicesimo di Magrassi su calcio di rigore. Studio. Grazie Andrea, andiamo a Fabriano per Fabriano Cerreto Vastese, Roberta Di Sante. Roberta. Tredicesimo minuto di gioco, sempre 0-0 il parziale. Adesso la Vastese prova a rispondere a quella conclusione in apertura di Salsiccia, prova ad attaccare sulla tre quarti la formazione Colavitto, che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco proprio in questo istante, però è costretta a ridare il pallone indietro, a ripartire dalla difesa la formazione di Gianluca Colavitto. Adesso provano un traversone a servire Leonetti, ma non ci arriva il giocatore e poi commette anche fallo, dunque si riparte con il calcio di punizione in favore del Fabriano, un lungo lancio in avanti a provare a servire proprio Salsiccia. Viene chiuso anche lui in fallo laterale. Pochi istanti fa c'era stata la conclusione da parte di Berardi con la parata di Camerlengo, ancora nessun tiro nello specchio della porta da parte della formazione aragonese, un'unica conclusione dalla distanza di Fiore, che però ha sorvolato abbondantemente la traversa. E adesso c'è invece un calcio di punizione dalla parte opposta, siamo proprio al limite dell'area, in favore del Fabriano Cerreto, c'è Berardi sul pallone,
va a sistemare la barriera il direttore di gara. Roberta, ti interrompo. Gol dell'Aquila contro la Recanatese Padovani. Tra un po' andiamo allo stadio Gran Sasso, quindi appena saremo pronti andremo da Daniela Rosone per il vantaggio dell'Aquila. È già pronta Daniela. Allora veniamo da te, Daniela, per il vantaggio di Padovani. Sì, Jacopo, il vantaggio in realtà è stato di Valenti, è arrivato al sesto minuto, una bellissima azione, Padovani protagonista, una sua incursione sulla fascia sinistra, davanti la porta ha preferito con generosità servire il compagno di squadra Valenti, il compagno di reparto che era libero in quel momento, non c'è stato nulla da fare per Maraghino, Valenti ha realizzato una bellissima rete che ha portato il rossoblù di casa in vantaggio per 1-0, ma subito dopo c'è stata un'altra bellissima azione dell'Aquila che è partita benissimo, Jacopo, all'11esimo, la solita galoppata di Valenti che ha provato anche in questo caso a beffare Maraghino con un grandissimo tiro, è stato abile però l'estremo della Recanatese a parare, era stato Di Paolo a sfruttare in realtà un errore della Recanatese a recuperare una bella palla a centrocampo servendo un davvero ispirato Valenti in queste prime battute, quindi l'Aquila è partita davvero bene con una formazione anche inedita, la stessa che poi nel secondo tempo mister Battistini aveva mandato in campo con l'Avezzano, e l'Aquila davanti al pubblico amico è partita benissimo. Se siete d'accordo vi restituisco la linea, ci sentiamo dopo per altri aggiornamenti. Grazie Daniela. Dunque gol di Valenti e non di Padovani, come avevo erroneamente detto io, giusta la correzione. Torniamo a Fabriano Vastese, Roberta. Sì, siamo al 16esimo, Jacopo, la punizione che vi stavo descrivendo pochissimi istanti fa è terminata di pochissimo al lato, brividi per la Vastese al quarto d'ora, punizione di Bambossi che ha sfiorato il palo alla sinistra di Camerlengo, una ben calciata da Bambossi, tiro teso e potente con il Fabriano che in questi primi minuti sta cercando di fare comunque la partita nonostante la striscia negativa di risultati che si è un po' interrotta grazie al pareggio ottenuto proprio domenica scorsa con la Jesina dopo 8 sconfitte consecutive, mentre la Vastese, lo ricordiamo, ha ottenuto con la vittoria di domenica scorsa contro l'Agnonese il 7° risultato utile consecutivo. In questo momento il gioco è fermo perché c'è un giocatore che è rimasto a terra, si tratta di De Feo della Vastese che adesso si rialza, era rimasto a terra il numero 4 dopo uno scontro di gioco, adesso si riprende a giocare con Stivaletta che prova a far ripartire la formazione aragonese, lo scambio con il compagno di squadra sulla mediana, poi ancora Fiore che prova a dettare i tempi, viene chiuso, dunque 18esimo minuto, 0-0 il parziale, io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta. Dunque, vediamo anche i risultati che sono cambiati in Serie C, perché c'è il vantaggio del Bassano in casa contro la Feralpi Salò e il vantaggio del Renate 0-1 sul campo del Mestre, che poi in realtà è quello di Portogruaro, il Mecca di Portogruaro 0-1. Peraltro il Renate era andato vicino al colpaccio nel turno infrasettimanale proprio sul campo del Vicenza prima di farsi riprendere nel finale da un gol di Comi. Tra poco meno di 10 minuti anche le gare di Serie B, queste qui che vedete, che devono giocarsi ovviamente questa sera alle 20:30. Il gol Bari Pescara, il gol della Vastese. Andiamo da Roberta Di Sante, se c'è, tra poco Leonetti ci fa sapere. Gol dunque della Vastese, appena è pronta Roberta andiamo in collegamento con lei, perché questo è un gol pesantissimo che risponde al vantaggio del Matelica sul campo del Francavilla, e dunque la Vastese che si tiene in scia alla formazione matelicese passando in vantaggio sul campo del Fabriano. C'è Roberta?
Sì, 19esimo minuto e Jacopo alla prima vera occasione, praticamente la prima conclusione nello specchio della porta, una cinica Vattese passa in vantaggio, viene, approfitta Leonetti di un recupero, un pallone sulla tre quarti e poi a scavalcare con il portiere in uscita, la difesa del Fabriano sbilanciata, il portiere, l'estremo difensore del Fabriano prova ad uscire alla disperata su Leonetti che lo scavalca con un pallonetto che si intacca sotto il 7, dunque dovrebbe essere l'11esimo gol stagionale se non mi sbaglio per l'attaccante Vattese, dunque che fa riparto da solo, 11 gol per Leonetti finora e Vattese che passa in vantaggio a Fabriano al 19esimo minuto. Ti restituisco la linea, Jacopo. E dunque grazie Roberta per questo aggiornamento, uno dei più positivi della giornata fino a questo momento, perché insomma le cose non erano partite con il piede giusto e invece adesso vanno in vantaggio a stretto giro sia l'Aquila che la Vattese e dunque buone notizie per le formazioni di casa nostra. Si è segnato solo su campi dove giocano le abruzzesi, a dir la verità, come vedete il vantaggio della Vattese a Fabriano, il vantaggio del Matelica a Francavilla, l'Aquila con Valenti ha sbloccato il risultato con la Recanatese, la Jesina in vantaggio con il gol di Piero Andrei sul campo del Nero Stellati Pratola. Andiamo al Civitelle di Agnone, Agnonese Pineto, Maurizio D'Ottavio. Maurizio, 23 minuti di gioco, il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0, Agnonese pericolosissima tra il 20esimo ed il 21esimo con una doppia conclusione, al minuto 20 c'è stata un tiro da fuori area da parte di Pier Giulio Litterio, il capitano dei Granata, deviato in calcio d'angolo da Farias, sul seguente corner dalla bandierina si è presentato Margarita che ha pennellato un ottimo pallone proprio a centro area dove c'è stato il colpo di testa di Magì a due passi da Mazzocchetti che ha compiuto davvero un vero e proprio miracolo salvando la propria porta. Gara molto equilibrata ma l'Agnonese attacca a testa bassa, vuole questa vittoria per cancellare quanto è accaduto ed eccolo ancora un cross da parte della sinistra di Litterio a cercare Margarita in area e la conclusione di Magì, ma il Pineto si difende e può ripartire. Siamo arrivati al 25esimo, dicevamo Agnonese che vuole cancellare la sconfitta di 7 giorni fa all'Aragona, sta attaccando netta la superiorità territoriale, adesso vediamo Corvo al limite dell'area, prova la conclusione, nulla da fare, 25 minuti di gioco dal Civitelle, Olimpia Agnonese 0, Pineto 0, per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi. Grazie Maurizio, intanto raddoppio del Matelica sul campo del Francavilla, tra un po' andiamo appena è possibile da Andrea Costantini per il raddoppio della formazione matelicese che insomma il Francavilla ci ha abituato alle rimonte, però vediamo se ce la farà anche oggi, certo contro il Matelica non sarà facile. 0-2 ci scrive Andrea che non so se è in collegamento. Sì, Andrea. Ci sono Jacopo, c'è il raddoppio del Matelica con un'azione da applausi, palla a terra, sponda di Magrassi per Gabbianelli, palla in verticale in corridoio per Tonelli che fa a sette la difesa del Francavilla con una incursione sulla destra, Tonelli a tu per tu con Spacca, non sbaglia, mette la palla nell'angolo basso alla destra dell'estremo difensore del Francavilla proteso in uscita, un gol molto molto bello costruito in maniera sapiente con grande spessore tecnico da parte degli avanti di Tiozzo, ripeto sponda di Magrassi, palla per Gabbianelli che inventa un filtrante per l'inserimento vincente di Tonelli che dunque raddoppia la rete che era stata segnata al 12esimo da Magrassi su calcio di rigore. Nel periodo non collegato il Francavilla aveva reagito in qualche modo con due conclusioni dalla distanza di Palumbo, in particolare la prima al 14esimo sul calcio di punizione, un'altra sugli sviluppi di un angolo, intanto c'è un'azione del Francavilla fermata per fuorigioco, però la sostanza è che il Matelica in totale controllo della partita oltre che in doppio vantaggio con la rete realizzata al 22esimo da Tonelli. Ora siamo al 24esimo, dunque ripeto il parziale al Valle Anzuca di Francavilla 0, Matelica 2, studio. Grazie Andrea, raddoppio dell'Aquila, quindi tra un po' andiamo da Daniela Rosone, intanto in Serie D è già in pochi minuti doppio vantaggio anche della Vispesaro sul campo della San Giustese, Cacioli e Radi,
per la formazione pesarese, ma cerchiamo di contattare subito l'Aquila per il raddoppio della formazione rosso-blu contro la recanatese. Vediamo, vedremo di chi è stato, di chi è stata la rete. Ok, c'è Daniela Rosone. Daniela, 2-0. Sì, Jacopo, ci sono. A ventesima è arrivato il raddoppio rosso-blu. In realtà si è trattato di un autogol del numero 2 della recanatese Mulet. C'era stato un cross lungo in area ben pennellato da Boucher e davanti la porta difesa da Maraghino c'era anche Alessandro Speri, però è stato il difensore della recanatese nel tentativo di salvare a metterla dentro, e dunque 2-0 maturato in questi primi 20 minuti. Però poi al 21esimo, nel periodo non collegato, c'è stato invece un brivido per la retroguardia aquilana con una punizione ben battuta da Senegagliesi che ha sfiorato la traversa. Era stata però, c'era stata una leggera deviazione da parte della barriera aquilana, quindi un'Aquila che è partita bene, ha preso coraggio davanti, sta giocando bene Padovani, che pure era stato un po' in ombra nelle ultime prestazioni. Invece l'attaccante aquilano sta facendo bene, il solito Valenti, Jacopo, che sta seminando il panico lì davanti. Quindi 2-0 dopo 21 minuti di gioco qui allo stadio Gran Sasso. Grazie Daniela. Intanto tra un po' andremo anche a Campobasso, perché ci dovrebbe essere il vantaggio dell'Avezzano sul campo del Campobasso. Tra poco andremo da Gianni Bruno, collega di Telemolise, ma ci dovrebbe essere il vantaggio appunto dell'Avezzano sul campo del Campobasso al nuovo Romagnoli. Tra un po' vi diremo anche di chi. Facciamo un piccolo salto a Pescina per Nero Stellati Jesina. Giulio Misticoni, Giulio. E qui, Jacopo, è notte fonda, perché lo spartito tattico non cambia assolutamente. La Jesina si è resa ancora pericolosa. Al 18esimo minuto una traversa apparente ormai battuto, traversa colpita dal mediano ospite Magnanelli. Jesina vicinissima dunque al raddoppio, almeno in tre occasioni. Nerostellati frastornati da una partenza shock, la squadra di Marzio non riesce neanche nel fraseggio con la difesa esposta alle ripartenze ospiti. Poc'anzi c'è stato anche il tap-in dell'attaccante ospite, autore del gol, Pierandrei, pallone che fortunatamente per i nerostellati è rimbalzato sulla schiena del compagno di squadra Trudo. Dunque sta sbandando la formazione Peligna, che non ha ancora effettuato un tiro in porta, con la difesa, come detto, che si sta esponendo alle ripartenze ospite. E dunque un inizio sicuramente non incoraggiante con la squadra di Marzio, che sta faticando a trovare la quadratura del cerchio contro un avversario che sta funzionando soprattutto con le rotazioni a centrocampo. Cioè Pierandrei in avanti per la Jesina, ma arrivano puntuali gli inserimenti dei centrocampisti della squadra di Gianangeli, che sta conducendo meritatamente. Quando siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo, Nerostellati 0, Jesina 1, a decidere fino a questo momento, ricordiamo, la rete di Pierandrei al secondo minuto. Linea a voi. Grazie Giulio, andiamo a Francavilla, Francavilla Matelica. Sì, Andrea Costantini, Andrea. Sì, vi sento. Si sta giocando il 28esimo minuto del primo tempo, Francavilla 0, Matelica 2, una gara praticamente a senso unico, con un Matelica assolutamente cinico, concreto e anche di qualità, perché con una bellissima azione la squadra di Tiozzo ha raddoppiato al 22esimo con Tonelli, aveva segnato il gol del vantaggio al 12esimo sul calcio di rigore che Magrassi si è conquistato e ha poi trasformato. Certo, c'è da dire che il Francavilla è stato anche penalizzato da quell'errore di Amenta sul rigore dello 0-1. È chiaro che una squadra come il Francavilla si appoggia su alcuni elementi come Amenta, di grande esperienza, se poi a tradire sono elementi come questi, la strada si fa in salita, soprattutto quando si affronta una squadra che finora ha totalizzato 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e il Matelica sta volando verso la decima vittoria. Ricordiamo anche che il Francavilla ha subito rimonte, ma soprattutto ha fatto rimonte. Ricordiamo che con il Fabriano da 0-2 la squadra di Iervese risalì sul 2-2 per poi perdere alla fine 2-3, con l'Aquila addirittura la gara fu ribaltata da 0-2 a 3-2 in 10-15 minuti. Però oggi
oggi Francavilla sta giocando contro una squadra di ben altro spessore, la capolista, che finora ha concesso due conclusioni dalla distanza a Palumbo al 14° su calcio piazzato, palla di poco fuori, la seconda su azione da corner, corner battuto sull'esterno, verso l'esterno dell'area di rigore, Palumbo è arrivato a rimorchio, ha calciato di prima intenzione ma ha spedito fuori, Palumbo che è il fromboliere del Francavilla e quindi cerca Iervesi anche di cavalcare quest'arma, ma per ora tutto inutile di fronte ad un Matelica peraltro accompagnato da qualche decina di tifosi, Matelica che sta tenendo a distanza Vispesaro e Vastese. Ora c'è il lungo rinvio, tengo la linea per altri 30 secondi prima di ridarla allo studio, la palla che è stata rinviata da Cherezovic arriva dalla parte opposta. Scusami Andrea, scusami, dobbiamo andare un attimo a Campobasso da Gianni Bruno. Buon pomeriggio Gianni, allora ci confermi il vantaggio della Vezzano? Gianni? Pronto? Gioco Matelica 2, praticamente il... No, è ancora aperta la linea di Andrea Costantini. C'è Gianni Bruno? Ok, va bene. Rientriamo, facciamo concludere il collegamento ad Andrea Costantini. Scusami Andrea, avevamo avuto una segnalazione da Campobasso, tra un po' vedremo se è confermata. Termina il collegamento. Sì, sì, c'è un'azione di Palumbo che però viene fermato ai 20 metri dall'intervento di Cuccato. 31° del primo tempo, Francavilla 0, Matelica 2. Studio. Grazie Andrea. Allora, tra poco vediamo se riusciamo ad andare questo benedetto campo di Campobasso, che evidentemente non ne vuole sapere oggi di collegarsi. Non so chi abbiamo in collegamento in questo momento, chiedo lumi alla regia. Abbiamo Vasto, Fabriano Cerreto Vastese, Roberta Di Sante. Roberta. Sì, Jacopo, io ci sono, qui è passata per fortuna, direi. Sì, è passata da un minuto, scusate, però dai, è passata da un minuto la mezz'ora e la Vastese continua a reggere il vantaggio di 1-0 firmato dal solito Leonetti, che stavamo commentando con i colleghi, è alla sua quarta rete consecutiva, perché domenica scorsa le ha segnate tutte e due lui, contro la San Giustese pure, quindi oggi di nuovo a segno Leonetti, che tra l'altro ha rischiato anche di fare il raddoppio pochissimi istanti fa, un bel traversone di Stivaletta proprio per il numero 11 che è andato in rovesciata, sarebbe stato un gol bellissimo, ma è stato fermato per posizione di fuorigioco dal segnalino. Scusami Roberta, vediamo se adesso è la volta buona che riusciamo ad andare a Campobasso. Gianni Bruno, buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio a te, spero che adesso si possa sentire. la mia voce. La Vezzano conduce per 2-0, ricordo i gol. Ecco, allora avevamo avuto una segnalazione giusta. Di Deramo e Bartella, davvero bello il gol tra l'altro di Deramo, tutto in 27 minuti di fronte a un Campobasso che appare abbastanza imbambolato sotto la nuova gestione di Giovanni Masecchia dopo l'esonero di Foglia Manzillo. Ad ogni modo, esordio da incubo per il nuovo allenatore rossoblu, mentre la Vezzano, che ha anche colpito con palo sullo 0-0 con Persia, sta assolutamente legittimando questo successo qui a Selvapiana. Siamo al 33°, Avezzano 2, Campobasso 0, e alla la linea che può tornare allo studio. Grazie Gianni, dunque 2-0 addirittura dell'Avezzano sul campo del Campobasso, vediamo i risultati. Eccoli qua, doppio vantaggio dell'Avezzano, avete sentito, in Molise, Castelfidardo San Marino 0-0, Fabriano Vastese 0-1, Francavilla Matelica 0-2, L'Aquila Recanatese 2-0, la Jesina in vantaggio sul Nero Stellati 1-0. Ancora a reti inviolate la partita di Agnone tra Agnonese e Pineto, dove stiamo per tornare. L'anticipo è finale, dunque San Nicolò Monticelli 2-0, San Giustese Vispesaro 0-2. Peraltro vi segnalo in Serie C, accorciato le distanze il Mestre contro il Renate, per il resto vantaggio del Sud Tirol sulla Reggiana e del Bassano sulla Feralbi Salò. In Serie B il primo gol di giornata lo realizza il Cesena sulla Salernitana. Andiamo al Civitelle di
Agnone, Agnonese Pineto, Maurizio D'Ottavio, Maurizio. Intanto c'è il vantaggio dell'Albino Leffe sul Fano in Serie C, in attesa di tornare da Maurizio D'Ottavio. C'è? Ok, va bene, ricominciamo il giro, ricominciamo da Francavilla, 30 secondi per Andrea Costantini. Andrea? C'è Andrea? Vallianzuga quando corre il minuto 35 del primo tempo, il retropassaggio per Spacca, il Francavilla che riparte dalla sua tre quarti con il lungo lancio di Amenta per Molenda, cerca di far proseguire ma c'è la chiusura della difesa del Materica. Poco fa un'altra bella azione, palla a terra della squadra di Tiozzo con Da Pollonia che si è involato sulla sinistra, poi ha perso il passo da solo e ha permesso il recupero di Amenta, altrimenti il Francavilla era stato trovato scoperto in profondità anche in questa circostanza. Poteva servire al centro la corrente Tonelli da Pollonia, ma come detto ha perso l'equilibrio e ha permesso poi ad Amenta di recuperare. Francavilla che per ora sterilmente cerca di farsi vedere dalle parti di Kerezovic, ci sono tante difficoltà di manovra per la squadra di Iervese. Ora c'è un fallo di Youssef, gioco fermo, punizione per il Materica, fallo che è stato commesso proprio a ridosso della linea centrale del campo. 36esimo minuto del primo tempo, Francavilla 0 Materica 2. Studio. Grazie Andrea, andiamo ad Agnone, adesso sì che c'è Maurizio D'Ottavio per Agnonese Pineto. Maurizio? Maurizio? No, non c'è. Va bene. Andiamo a Fabriano allora. Per Fabriano Vastese, Roberta Di Sante, Roberta. Jacopo, al 36esimo siamo giunti nel corso di questo primo tempo con la Vastese che adesso rimette in zona d'attacco la palla alla sfera con le mani, prova a servire Pittelli, lo scambio con Iodice, attacco di Colavitto che però deve indietreggiare, ripartire da meglio il lungo lancio dove non c'è nessuno e allora può uscire in presa sicura Spitoni che adesso prova a far ripartire il Fabriano Ferreto. Siamo giunti al 37esimo minuto, il colpo di testa di De Feo ad anticipare poi a prolungare, chiude però la difesa ancora una volta del Fabriano, si lotta a centrocampo, una serie di batti e ribatti, poi a mettere palla a Roberta, scusami, il vantaggio del Pineto, ti interrompo, andiamo ad Agnone, Maurizio D'Ottavio, Maurizio. Sì, 40 minuti di gioco qui allo stadio Cividelli, è cambiato il risultato da 3 minuti con il Pineto in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 37esimo da Napolano, bravo a capitalizzare un disimpegno errato da parte di Cassese e con un tocco abbattuto Faiella in uscita. Molisani che fino a quel momento erano risultati migliori in campo, Molisani che si erano resi pericolosissimi alla mezz'ora con una traversa piena di Margarita e un minuto più tardi ancora con Santoro che ha sfiorato il palo a girare. Dunque nel migliore momento della formazione allenata da Pino Di Meo il Pineto ha colpito in contropiede con Napolano che ha portato in vantaggio la formazione azzurra. Quando mancano 4 minuti alla conclusione del primo tempo ribadiamo il punteggio qui allo stadio Civitelle, Agnonese 0 Pineto 1, la rete al 37esimo porta la firma di Napolano. Per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi. Grazie, dunque Napolano per il vantaggio del Pineto. Restiamo da Roberta Di Sante a Fabriano, perché Roberta ha, oltre al gol del Pineto che abbiamo sentito, ha accorciato le distanze la San Giustese 1-2 contro la Vispesaro con Prosmans, quindi ti do la linea anche in ti do anche questo aggiornamento a te. Sì, intanto c'era, vi stavo un attimo per interrompere perché c'era Fiore che stava facendo su un pallone proprio a due passi dal
all'interno dell'area di rigore praticamente, era tutto solo, la sfera non gli è arrivata, è stato provvidenziale su di lui l'anticipo di Tafani per raccogliere un pallone quantomeno invitante, il numero 10 della Vastese. Adesso però c'è il Fabriano Cerreto in possesso palla quando siamo giunti al 39esimo con Baldini che prova a rimpostare l'azione, il passaggio per Girolamini che se ne va sulla fascia, prova a mettere in mezzo per Berardi che viene però anticipato da Amelio, continua l'azione del Fabriano e il Cavarsone con il numero 9 Cicino. Scusami Roberta, non abbiamo capito bene che cosa sta succedendo, dovresti allontanare un po' la bocca dal microfono altrimenti sente solo un grandissimo frastuono. Sì, ok, adesso mi sentite bene? Sì, adesso sì. Scusami, c'era Cicino che si era appostato sull'altezza del secondo palo con questo traversone che ha attraversato pericolosamente tutta l'area aragonese, non è arrivato di un soffio il numero 9, poi l'azione è stata quando sono giunti al 40esimo, resta 0-1 in favore della Vastese, il parziale. Io ti spicco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, dunque come abbiamo detto, ha accorciato le distanze la San Giustese contro Avispesaro con Prusmans. Intanto in Serie B botta e risposta tra Carpi e Brescia, vantaggio bresciano con il solito Andrea Caracciolo. È arrivato proprio pochi istanti fa il gol, vediamo di chi dovrebbe essere, di Verna il gol del Carpi, e dunque 1-1 a Carpi tra Carpi e Brescia. L'altro risultato cambiato è quello tra Cesena e Salernitana con il vantaggio cesenate. Questi sono i risultati parziali di questo primo tempo. Andiamo al Barbati di Pescina per Nero Stellati Jesina. Giulio Misticone, Giulio. Sì, qui al Barbati di Pescina siamo giunti alle ultime battute del primo tempo, esattamente al 41esimo e 45 secondi. I nerostellati si sono fatti vedere in avanti soltanto in un'occasione con una botta di Censori terminata ampiamente a lato della porta difesa da Savoni. Una Jesina che sta concedendo poco e nulla all'iniziativa dei nerostellati, che stanno vedendo anche il loro rumoreggiare qui sulla tribuna del Barbati, tanti errori nel frattempo da parte della squadra di inizio, che è visibilmente rimasta scossa dalla partenza in salita in questa gara che doveva essere anche quella del rilancio dei Nerostellati, che da oggi cominciano anche un campionato che li vede misurati con squadre che occupano la parte destra della classifica. Dunque Nerostellati che sono partiti male e che stanno facendo ben poco per riequilibrare questo match, che sta vedendo la Jesina tenere con ordine il campo dopo aver legittimato il vantaggio con almeno 3 occasioni per il raddoppio. Adesso ancora la Jesina in avanti con Cameruccio che si porta in area di rigore e guadagna un corner dalla bandierina sinistra del settore d'attacco della squadra marchigiana. Seguiamo allora questo corner per la Jesina. A battere dovrebbe essere lo stesso Cameruccio, mentre salgono in avanti le torri della squadra di Gianangeli. Vediamo salire il centrale difensivo Cremizzi. Aspettiamo per questo corner. Dalla bandierina sarà Antitani a battere e non Cameruccio. Partito il cross, pallone a centro, attenzione, l'Aiesina e poi spazza Valente, chiudendo tempestivamente su questa iniziativa degli ospiti. Quando siamo arrivati al 43,5 nel corso del primo tempo, Nero Stellati 0, Jesina 1, fino a questo momento a decidere il gol messo a segno da Pierandrei al secondo tempo. A te Jacopo. Grazie Giulio, andiamo all'Aquila, quanto manca, chiedo a Daniela Rosone, con l'Aquila in doppio vantaggio. Sì Jacopo, siamo al 42esimo, l'Aquila conduce ancora sulla Recanatese qui allo stadio Gran Sasso d'Italia per 2-0, ma nel periodo non collegato ci sono state tante occasioni, un'Aquila potremmo definirla oggi
straripante che risponde così alla crisi che attanaglia la società. Dopo il gol, l'autogol di Mulè al 26esimo, c'è stato un grandissimo tiro di Ettore Padovani dalla distanza, si è salvato in angolo Maraghino e poi dagli sviluppi di questo calcio in angolo ci ha provato Capiero, è stato bravo in questa occasione a parare l'estremo ospite. Ancora al 29esimo una bellissima azione a centrocampo di Rucci che ha provato a servire il capitano Speri travestito da centravanti ma non ci è arrivato di un soffio e Maraghino lo ha anticipato in questo caso. Al 33esimo invece protagonista Di Paolo che sta facendo una grandissima partita, un tiro dai 25 metri che è finito fuori di pochissimo e poi ancora un'occasionissima sui piedi di Padovani al 37esimo, un cross di Marra pennellato perfettamente dalla sinistra, Padovani in corna di testa, Maraghino si salva con i piedi, una grandissima prestazione quella dell'attaccante Ettore Padovani, un po' in ombra come dicevamo nelle ultime partite, invece oggi sta facendo veramente benissimo, gli manca il gol per suggellare questa grande prestazione, un'Aquila sicuramente che in questo primo tempo che sta per terminare perché manca credo un minuto ha fatto una grande partita. Sta segnalando in questo minuto il recupero, così Jacopo ti diamo questa indicazione in diretta, comunque poco da dire, è stata sicuramente l'Aquila a dominare e a fare la partita. Un minuto di recupero proprio in questo momento, se vuoi seguiamo in diretta, altrimenti ti restituisco la linea, dimmi te come preferisci. Guarda, facciamo questo minuto fino al duplice fischio, prendiamo il finale e poi andiamo a campo basso. Va bene, dicevamo Jacopo di un'Aquila che sta rispondendo bene dopo due prestazioni comunque sia a Campobasso che a Vezzano buone, sta rispondendo oggi con questa prestazione, dicevamo prima vittorie e prestazioni che scacciano un po' gli spettri che aleggiano fuori dal campo. Sarà una giornata chiave quella di lunedì, ma è importante che la squadra sul campo dia queste risposte. In questo momento è Di Paolo che ha recuperato una palla a centrocampo, ma se la fa riprendere dalla Recanatese che prova ad imbastire un'azione di attacco con il numero 11 che serve invece Mulè, l'autore dell'autogol, uno scambio tra i due, non riescono però a superare la difesa aquilana che è ben messa in campo. Ci prova però ancora la Recanatese con un tiro cross dalla distanza con il numero 2 Mulè, però niente da fare, para Farroni. Attendiamo quindi il fischio della, eccolo proprio in questo momento Jacopo, quindi il fischio della fine del primo tempo, l'Aquila 2, Recanatese 0, a voi la linea. Grazie Daniela, andiamo a Campobasso, dunque in duplice collegamento con noi e Telemolise Gianni Bruno, ascoltiamo quanto manca alla fine, se è finito il primo tempo. È stato un tiro di D'Agostino mentre davi la linea, troppo centrale, Campobasso che ha iniziato bene i primi 10-15 minuti, siamo adesso al 47esimo, a un minuto dalla fine della partita. Pressing e nulla più, mentre l'Avezzano si è dimostrato squadra molto più quadrata ed organizzata del Campobasso. Da incubo l'esordio di Giovanni Masecchia per ora sulla panchina rossoblu, due gol incassati praticamente in 27 minuti, ricordo quello di Deramo e quello di Sbardella che stanno per ora segnando il 2-0 in favore degli abruzzesi che tra l'altro hanno colto un palo e hanno avuto altre occasioni importanti neutralizzate dal portiere del Campobasso Landi. Dunque il punteggio è assolutamente giusto qui a Selva Piana dopo una prima frazione che sta volgendo al termine con il portiere dell'Avezzano che va al rinvio, il colpo di testa di Lombardo, poi la palla che è preda di Del Duca che appoggia a Landi, a breve ci sarà il fischio del direttore di gara, il fischio arriva adesso, finisce 2-0 per l'Avezzano il primo tempo, davvero da mettersi le mani nei capelli, l'esordio della nuova gestione tecnica del Campobasso, Campobasso che ha avuto praticamente un paio di occasioni da gol, un tiro di D'Agostino da fuori ma che è apparso una squadra assolutamente priva di equilibri, la linea allo studio. Perfetto, dunque per un Campobasso che va male noi da abruzzesi insomma non possiamo che gioire per il doppio vantaggio dell'Avezzano a Campobasso, avete sentito Deramo e Sbardella, 20 secondi a testa se sono ancora in collegamento, Andrea Costantini e Roberta Di Sante per i finali di tempo da Francavilla
e da Fabriano. Parto con Francavilla, dove le cose vanno male. Andrea Costantini, Andrea, intanto c'è il vantaggio della Cremonese sul Palermo. 1-0, tra poco vi diamo il marcatore. Andrea, 30 secondi per un commento su questo primo tempo. Sì, primo tempo molto semplice da definire, un Materica forte, essenziale, cinico, una vera capolista di questo raggruppamento, due azioni importanti, due gol, il rigore che Magrassi si è procurato e ha trasformato al 12esimo e poi la bellissima azione imbastita da Magrassi e Gabbianelli per la marcatura dello 0-2 al 22esimo di Tonelli. Tutto facile, Francavilla si è visto praticamente per niente dalle parti dell'estremo del Materica Cherezovic, dunque è un secondo tempo assolutamente in salita quello che si prospetta per la squadra di Gigi Iervese. Studio. Andiamo a Fabriano, grazie Andrea. 30 secondi, anche meno, per Roberta Di Sante per questo primo tempo in vantaggio la Bastese 1-0, continuano a viaggiare fortissimo tutte le prime tre, Roberta. Sì, sarò velocissima, un primo tempo non spettacolare, poche le occasioni, la Vastese è stata assolutamente cinica a sfruttare l'unica vera palla gol che ha avuto nel corso dei primi 45 minuti, ad approfittare di uno svarione difensivo a recuperare palla e Leonetti a piazzarla sotto il 7 superando con un preciso pallonetto il portiere in uscita, ha provato a rispondere Fabrizio Cerreto, ma l'unica occasione, forse quella più importante, la punizione di Bambozzi che ha sfiorato il palo alla sinistra di Camerlengo. 1-0 Vastese, ci risentiamo per i prossimi 45 minuti. Grazie Roberta, eccoli qua i risultati: Campobasso Avezzano 0-2, Castelfidardo San Marino 0-0, Fabriano Vastese 0-1, Francavilla Materica 0-2, L'Aquila Recanatese 2-0, Nero Stellati Esina 0-1, Agnonese Pineto 0-1, San Nicolò Monticelli giocata ieri 2-0 e poi San Giustese vi spesero 1-2. Proprio in questo momento Rispoli però pareggia per il Palermo sul campo della Cremonese, dunque botta e risposta allo Zini di Cremona, vantaggio della Cremonese, risposta immediata del Palermo con Rispoli, 1-1 che vedete anche nella nostra sovraimpressione. Noi ci fermiamo per questi primi 45 minuti, adesso piccola pausa pubblicitaria, tra poco torniamo per vivere insieme le emozioni dei secondi tempi. Noi insieme per seguire i secondi tempi del campionato di Serie D e non solo, perché stiamo seguendo anche la giornata di Serie B che oggi prende il proscenio della domenica. Durante la pausa pubblicitaria ha accorciato, prima ha raddoppiato il Cesena e poi ha accorciato le distanze la Salernitana, dunque al Manuzzi sfida scoppiettante, perché insomma siamo sul 2-1 in favore della formazione di Fabrizio Castori. Gli altri risultati cambiati sono quelli di Carpi, tra Carpi e Brescia 1-1, Verna ha risposto a Caracciolo, e poi Cremonese-Palermo 1-1, anche qui sono finali sia Provercelli-Empoli 2-1 giocata ieri, sia Spezia-Frosinone 1-1, sia Venezia-Perugia che Avellino-Entella che è terminata 0-0. In Serie C vediamo come stanno andando le cose al netto degli aggiornamenti che per ora non ci sono stati. Le partite delle 14:30, vantaggio dell'Albinoneffe sul Fano 1-0, vantaggio del Bassano sulla Feralpi Salò 1-0, vantaggio del Renate sul Mestre 1-2, vantaggio del Sud Tirol sulla Reggiana 1-0. Ricominciamo il giro dei campi di Serie D, ripartiamo da Francavilla al Mare. Da Francavilla Matelica, primo tempo shock per i giallorossi di Iervese, seppur contro la prima della classe. Andrea Costantini, Andrea, è cominciato il secondo tempo. In questo preciso istante. Perfetto, un collegamento puntualissimo allora. Ottimo tempismo, Jacopo, per l'inizio di questo secondo tempo. Non ci sono novità al rientro dagli spogliatoi, ma ricordiamo che il Francavilla nel primo tempo, quando si era ancora sullo 0-0 al nono minuto, aveva già effettuato un cambio forzato, perché si è fatto male Fiore al piede, al suo posto è entrato Molenda, poi dopo tre minuti sarebbe arrivato il gol del vantaggio di Magrassi sul rigore. A metà del primo tempo il raddoppio firmato da Tonelli, dunque Francavilla costretto ad una nuova impresa, una nuova doppia rimonta
rimonta dopo quelle che ci sono state qui a Valanzuca con Fabriano Cerreto e l'Aquila, ma lo ripetiamo, oggi gioca il Francavilla contro la capolista, squadra di ben altra pasta, di ben altra solidità rispetto alle altre squadre con cui il Francavilla aveva saputo rimontare. Palumbo ora gioca un pallone per Velardi, va a terra Velardi, l'intervento palloso di Brentan, dunque calcio di punizione per la squadra di Iervese. Ci sono dei giocatori che stanno facendo riscaldamento, in particolare nel Matelica, non nel Francavilla, dunque benché ci sia ad esempio Galli da poter impiegare, al momento Iervese non sembra intenzionato ad effettuare subito delle sostituzioni. Youssef prova a sfondare sulla sinistra, uno contro uno con Brentan, fa partire il cross, rimpallato proprio dal difensore esterno del Matelica, resta però in zona d'attacco la squadra di Iervese. La rimessa in gioco è di Velardi, scambia con Mele, ancora Velardi, quindi Mele, fa girare palla il Francavilla, invita l'azione di Pietrantonio che sale sul settore di destra, poi ancora in mezzo per Mele, Matelica però quasi tutto dietro la linea del pallone. Velardi cerca un corridoio sulla sinistra per Youssef, pronto al cross, lo fa partire, bello un colpo di testa però di Cuccato che allontana la sfera proprio al limite dell'area piccola, ancora il Francavilla che insiste con questa azione tambureggiante. Youssef finta, poi affonda, Youssef, cross basso, Palumbo, limite dell'area, entra in area Palumbo, poi c'è la palla controllata da Zerbo, azione di accerchiamento del Francavilla ai danni del Matelica che ora sta un po' soffrendo. Velardi che gioca questa palla per Zerbo, poi serie di finte, Zerbo prova ad andare in avanti, viene atterrato, no, c'è simulazione e penso che abbia visto bene il direttore di gara. Zerbo ha provato ad andare via in serpentina, ha perso palla, è andato a terra ma ha simulato il fallo, a mio avviso ha visto bene il direttore di gara e dunque giallo per simulazione per Zerbo. 2 minuti e 40 secondi nella ripresa, 0-2 tra Francavilla e Matelica. Studio. Grazie Andrea. Fabriano Cerreto Vastese, Roberta Di Sante. Roberta. Siamo al quinto minuto, Jacopo, di questa ripresa, c'è stata già un'occasionissima per la Vastese che adesso va a battere il corner, c'è stata una occasionissima per Cristaldi che servito da Leonetti è stato veramente bravissimo, se n'è andato sulla sinistra, ha messo in mezzo per Cristaldi che all'altezza del secondo palo in scivolata non c'è arrivato di un soffio, dunque brividi per il Fabriano e Vastese vicinissima al raddoppio, adesso nulla da fare sugli sviluppi del calcio d'angolo, dunque il Fabriano può ripartire con il numero 7 Fabriano che numero 7 Girolamini, Fabriano che adesso si è messo a 4 dietro a differenza dell'inizio, dunque è un 4-3-1-2 ora il modulo messo in campo da Trillini, non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, quindi sono tornati in campo gli stessi 22 che hanno iniziato questa partita. Il Fabriano adesso prova ad impostare ancora una volta con Berardi che prova a ricevere al centro area, il traversone però è troppo lungo per tutti, esce Camerlengo in presa sicura e prova a far ripartire ora la Vastese dalla parte opposta, c'è sempre il solito Leonetti che addirittura adesso si va a prendere palla al centrocampo e poi serve Stivaletta sulla destra, provano a mettere in mezzo un traversone, guadagna però solo la rimessa laterale in favore la Vastese. Siamo al sesto minuto, 40 secondi di gioco, sempre 1-0 in favore della Vastese, il parziale. Ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, andiamo all'Aquila. L'Aquila Recanatese 2-0, Daniela. Sì, Jacopo, 5 minuti del secondo tempo, il risultato è ancora fermo sul 2-0 a vantaggio dell'Aquila Calcio, dei padroni di casa. Al quarto c'è stata un'altra occasione di marca rosso-blu con un Padovani in grande spolvero che ha tentato il tiro e ha costretto Maraglino a parare in due tempi. Per quanto riguarda le sostituzioni, stessa formazione in questo inizio di secondo tempo per l'Aquila Calcio, mister Alessandrini invece ha apportato dei correttivi, è uscito Mulè, l'autore dell'autogol, ed è entrato al suo posto Perini e poi è entrato Colonna per Cipolletta. In questo minuto l'Aquila ha recuperato una palla con il capitano Alessandro Steri che ha provato a servire Padovani, chiedo scusa, che
rimette la palla in gioco per Rusci. Anche Rusci sta facendo un grande lavoro oggi a centrocampo, una grande prestazione, ma anche Boucher Padovani oggi veramente in evidenza. In questo momento Jacopo, è Capiero che fa ripartire i suoi, scambio con Pupeschi, ancora duetta con Capiero che trova un lancio lungo all'indirizzo di Niccolò Valenti che riesce ad agganciare. Seguiamo a questo punto questa azione d'attacco. Valenti che tenta di servire, serve anzi Padovani, grande grande tiro di Padovani che ha centrato ancora una volta di testa, palla fuori di pochissimo. Jacopo, un altro cambio, lo seguiamo e poi ti restituisco la linea. Esce per la Recanatese il numero 10 Senigallesi, vediamo mister Alessandrini che richiama e poi vi restituisco a questo punto la linea. Maraghino che sta facendo ripartire i suoi in questo momento, si sta scaldando, se riusciamo a vedere il numero, no? Entra il numero 18, entrerà tra qualche minuto il numero 18 Candidi. Se sei d'accordo vi restituisco la linea, Jacopo, ci risentiamo dopo per altri aggiornamenti. Grazie, grazie Daniela. Andiamo a Pescina perché c'è un calcio di rigore. Andiamo da Giulio Misicone. Giulio. Sì, ci è appena stato il raddoppio della Jesina, arrivato con il calcio di rigore realizzato da Gremizzi, un penalty ineccepibile, assolutamente netto il calcio di rigore con Trudo che è stato falciato appena entrato in area, è stato falciato da una scivolata di Rosa e dunque neanche una protesta dai nerostellati colpiti per la seconda volta, e adesso qui si fa davvero complicata la situazione per la squadra Peligna sotto di due gol e che non sta dando assolutamente segnali di vita in una giornata che invece doveva costituire se non il rilancio quantomeno anche il rimanere agganciati o quantomeno avvicinarsi al treno playout. Giulio resta in linea, resta in linea Giulio, ti chiedo, fammi andare un attimo ad Agnone poi torniamo da te così ci dai qualche anche un paio di minuti di cronaca. Devo andare però prima ad Agnone dove ci attende Maurizio D'Ottavio. Maurizio, è iniziato il secondo tempo per completare il giro dei campi, insomma da come stanno andando le cose nel secondo tempo? Sì, 11 minuti di gioco in questa ripresa, sempre Pineto in vantaggio grazie alla marcatura di Napolano al 37esimo del primo tempo. In questi secondi 45 minuti il tecnico del Granata ha optato per due cambi, al primo è uscito Luparini che ha fatto spazio a Barbosa, mentre proprio qualche istante fa fuori l'under Cerase per Niang, dunque due attaccanti per altrettante punte per la formazione molisana che si trova a rincorrere. Molisani vicini al gol del pareggio proprio dopo 60 secondi con una conclusione dal limite dell'area di Di Lollo. Mazzocchetti in tuffo si è rifugiato in calcio d'angolo. Una sola squadra in campo per il momento è quella dell'Olimpia Agnonese che davvero sta attaccando in tutte le maniere, con un Pineto che si difende in maniera ordinata e sta portando avanti quel gol di vantaggio del primo tempo messo a segno da Napolano. Siamo arrivati al minuto 12esimo, ribadiamo il punteggio, Pineto in vantaggio grazie alla rete di Napoli al 37esimo del primo tempo. Per il momento è tutto, la linea che può tornare allo studio. Grazie Maurizio, intanto come avete visto dalla sovraimpressione c'è il vantaggio del Parma a Cittadella, ma noi andiamo a Campobasso da Gianni Bruno per sentire come stanno andando le cose nel secondo tempo, poi torniamo a Pescina. Entrare l'altro portiere, infatti Fanti, classe 89, non ce l'ha fatta dopo il contrasto con D'Agostino ed è entrato al suo posto dopo qualche minuto, non immediatamente, il portiere di riserva, vale a dire il numero 12, Giovanni Lombardi, classe. Stare. Si è andati a toccare degli equilibri tattici che erano abbastanza consolidati proprio perché il Campobasso ha 6 minuti, 2 gol dall'Avezzano con tutto il rispetto, e probabilmente questo 4-3-3 non era evidentemente sopportabile dalla squadra, ma leverei probabilmente visto l'andazzo del primo tempo. Comunque il Campobasso ha fatto entrare Bisceglia al posto di Capozzi, un cambio assolutamente nella norma perché Bisceglia è andato a sistemarsi nella stessa posizione occupata da Capozzi.
Bisceglia che effettua una scivolata, adesso praticamente Campobasso tutto in attacco, c'è il raddoppio della Frentania, noi continuiamo, siamo al sesto minuto, 20 secondi, fallo laterale per il rossoblu, la palla in area di rigore, il colpo di testa del numero 5 Menna che mette il pallone in calcio d'angolo, la curva nord è piena di entusiasmo, sprona il Campobasso ad assalire quasi tutti, gli effettivi sono in tutti in area di rigore, il colpo di testa di Branichi, la palla che sta per terminare fuori, viene rincorsa da D'Agostino, poi è preda di Dos Santos che evita che la palla esca, praticamente la butta in una zona morta, la palla adesso sta per uscire, viene recuperata da un difensore rossoblu, esattamente dal numero 3 Elefante, fallo laterale per il Campobasso, viene battuto, la palla ancora manovrata dallo stesso Elefante, passata a Leone che chiede la collaborazione di Danucci, il quale sventaglia dall'altra parte dove c'è molto esterno Salim Ribeiro che sale, palla al piede, poi Salim Ribeiro punta l'uomo, si porta la palla sul sinistro, fuori dall'area di rigore, l'appoggio per Vecchione che alza questo pallone che termina fuori proprio perché era rimasto sulle gambe fermo Gerardi, uno dei peggiori in campo del Campobasso, ma siamo in una situazione di 2-0. Ok, possiamo rientrare dal collegamento con Campobasso, avete sentito insomma regge il doppio vantaggio della formazione biancoverde anche abbastanza agevolmente. Torniamo come detto a Pescina da Giulio Missicone. Giulio, perché è caduto il collegamento, allora in attesa di tornare da Giulio andiamo a Fabriano, per Fabriano Vassese che è una gara in bilico, quello tra gli aragonesi e la formazione marchigiana, da Roberta Di Sante. Roberta. Sì Jacopo, siamo al 14° minuto, il parziale è sempre di 0-1 in favore della Vastese, ma ci sono state nei minuti non collegati due azioni da Moviola che poi nel caso forse rivedremo questa sera, una dietro l'altra, una per parte. All'undicesimo ancora Leonetti, questa volta in versione assist man, ha aperto sulla destra per Fiore che ha ricevuto palla in area e poi sull'uscita di Spitoni è caduto in area ed è stato ammonito per simulazione dal direttore di gara. Questa sarà un'azione da rivedere perché sicuramente il giocatore ha accentuato e ha cercato il contatto e ha accentuato la caduta, però forse ci poteva stare il calcio di rigore che però non è stato decretato dal direttore di gara che ha estratto il cartellino giallo e ha ammonito Fiore. Al 13° minuto invece dalla parte opposta il Fabriano Cerreto è andato in gol con Tafani, punizione di Bambozzi per la testa di Tafani all'altezza del secondo palo che ha inciaccato all'angolino opposto, ma anche in questo caso il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco. Dunque un'occasione per parte, due azioni da Moviola da rivedere che però non cambiano di fatto il risultato. Intanto ci sono stati i primi cambi da una parte e dall'altra, adesso il tecnico aragonese ha fatto entrare Bittaie al posto di Cristaldi, dunque cambia la punta centrale, in precedenza due cambi invece per Trillini nelle fila del Fabriano Cerreto, un cambio in porta, è entrato il fuoriquota Monti per Spitoni per consentire poi al direttore di gara di inserire Peronullo per Zepponi. Dunque sempre 1-0 il parziale quando siamo giunti al 1-0 in favore della Vastese, il parziale quando siamo giunti al 17° minuto di questa ripresa. Io per ora ti restituisco la linea. Grazie Roberta. Francavilla, Francavilla Matelica, Andrea Costantini. Andrea, intanto stanno finendo i primi tempi di Serie B. Sì, si sta giocando il quarto d'ora della ripresa, sempre Francavilla 0 Matelica 2 poco fa, un paio di minuti fa ingresso in campo di Dipinto nel Francavilla al posto di Mancini. Bisogna dire che il Francavilla dopo quell'inizio che aveva fatto ben sperare con tanta pressione messa al Matelica non ha saputo dare continuità a quella spinta, a quel buon momento, anzi alcuni minuti fa c'è stato uno spunto molto bello di Gabbianelli sulla destra, fatto fuori Youssef, è entrato in area, poi c'è stata una chiusura in extremis, intanto c'è un cross di Youssef, Molenda prova ad arrivare in estirata ma la posizione è molto defilata, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Vi dicevo, uno spunto pregevole di Gabbianelli che ha lasciato sul posto Youssef, fatto partire un cross basso che è stato rintuzzato in calcio d'angolo dal
dal Francavilla, però bisogna dire che al di là di una conclusione di Velardi da lontanissimo, sempre in questo inizio di ripresa, con una parata molto molto scolastica dell'estremo Cherezovic, davvero Matelica non sta correndo rischi, e il Matelica possiamo anche dire che con il minimo sforzo sta per ora portando a casa il massimo del risultato. Squadra di qualità ma anche cinica e pragmatica quella di Tiozzo, con un Francavilla che invece continua a sbattere contro la buona organizzazione difensiva della capolista, che davvero sta concedendo anche oggi le briciole. Occhio però che il Francavilla, quando ha poi dimezzato il distacco nelle partite precedenti, ha sempre saputo svoltare l'inerzia dell'incontro, quindi questa partita, che al momento sembra assolutamente in mano al Matelica, potrebbe in un momento cambiare verso. Altra sostituzione stavolta però per il Matelica: quando il gioco è fermo, sta per essere calciato un piazzato per il Francavilla. Io tengo la linea per altri 30 secondi, intanto per annunciarvi che sta entrando in campo Manuel Angelilli col numero 18, prenderà il posto del numero 10 Gianmarco Gabbianelli, che ha firmato l'assist per il gol del raddoppio di Tonelli al 22esimo del primo tempo. Dunque dentro Angelilli, giocatore molto potente, giocatore molto bravo ad andare in contropiede, entra al posto di Gabbianelli. E poi seguiamo questa punizione prima di ridare la linea allo studio. È il 17esimo di questo secondo tempo, la rincorsa è di Palumbo, due giocatori in barriera. Palumbo dovrebbe mettere il pallone al centro dell'area di rigore, schierata in linea la difesa del Matelica. La rincorsa del centrocampista napoletano, va Palumbo, palla forte in mezzo, salta Youssef, viene però preceduto da Cuccato, poi ancora un batti e ribatti, Molenda calcia nel muro, ancora Molenda che apre bene per Meli il suo cross, Menta non riesce a trovare lo specchio della porta e allora la palla finisce fuori. È il minuto 18 della ripresa, Francavilla 0 Matelica 2 studio. Grazie Andrea. Pareggio della Feralpi contro il Bassano in Serie C da 1-0-2 all'altro, quello di Pescina tra Nero Stellati e Jesina. Giulio Missigone, Giulio. Andiamo alla linea dal Barbati quando siamo giunti al 18esimo minuto e mezzo nel corso del secondo tempo. Situazione sempre che vede sempre la Jesina avanti per 2-0. Ricordiamo i marcatori: un gol per tempo per la squadra marchigiana al secondo minuto in vantaggio con Pierandrei, raddoppio arrivato sempre in apertura di tempo ma della seconda frazione di gara. Settimo minuto, rigore trasformato dal centrale difensivo Gremizzi. Nel periodo non collegato, oltre al cambio effettuato nell'intervallo dal tecnico locale Di Marzio, che ha visto l'inserimento di Conea al posto di Puglialli, ci sono state altre sostituzioni. Nella Jesina è uscito Trudo, al cui posto è entrato Margarita, e poi doppia sostituzione nei nerostellati: fuori Valente e Cicconi, dentro Di Ruocco e Verrocchi, in un match che comunque non sta vedendo una reazione dei nerostellati. Ora nei pressi dell'area di rigore con Di Ruocco, provato ad accentrarsi, ma c'è stata la pronta chiusura della retroguardia della Jesina. Jesina che, come detto, sta anche avendo una certa facilità nel ripartire, una squadra marchigiana che sta vedendo anche un predominio sotto il profilo fisico, oltre che tattico, di punteggio. Un successo sicuramente fino a questo momento meritato da parte della squadra di Jesi, seguita oggi anche da una pattuglia di sostenitori assiepati nel settore riservato, proprio nel settore ospiti dello stadio Barbati di Pescina. Adesso Jesina in avanti, ma c'è stato il fuorigioco ravvisato dalla seconda assistente di linea, Michela Lagorga di Aprilia. Siamo giunti in questo momento al 20esimo minuto di gioco esatto nel secondo tempo. Nero Stellati 0, Jesina 2, a te Jacopo. Grazie Giulio, andiamo ad Agnone adesso. Agnonese Pineto, partita in bilico questa delle Civitelle. Maurizio D'Ottavio, Maurizio. Sì, 23 minuti di gioco in questa ripresa, sempre Pineto in vantaggio per 1-0 grazie alla marcatura messa a segno da Napolano al 37esimo del primo tempo. Nei minuti non collegati, doppio cambio per il Pineto. Al 14esimo il tecnico Amaola ha richiamato in panchina proprio il match winner fino a questo momento dell'incontro, Napolano,
e ha fatto e ha buttato nella mischia Capocasa, mentre 5 minuti più tardi Amaulo ha sostituito Farias con l'ex di turno Daniele Gragnoli. Dunque sempre in vantaggio la formazione adriatica, pochissime le azioni segnalate sul nostro taccuino in questa ripresa. Adesso c'è il terzo cambio femminile per l'Olimpia Lionese, Lucio Boris, un centrocampista per dare un altro Ferraro. Centrocampista dunque Agnonese, insomma, che va a mettere un po' d'ordine lì a centrocampo dove probabilmente manca un qualcosa affinché da poter cercare di pareggiare questo incontro che vede la formazione molisana soccombere per una rete a zero. Se non ci sono domande da studio, io vi passerei la linea. No, grazie Maurizio, grazie per il momento. Va bene così. Vediamo quindi quali sono in questo momento i risultati, poi vedremo anche i finali di Serie B. Non è cambiato tantissimo nel corso di questo secondo tempo, insomma, solo il raddoppio della Jesina. Castelfidardo 1-1 è finito il primo tempo tra Castelfidardo e San Marino, ma insomma cambia poco, sempre punteggio di parità. E con le abruzzesi, l'Avezzano vince, la Vastese vince, il Francavilla perde, l'Aquila vince, il Nero Stellati perde, il Pineto vince, il San Nicolò ha vinto. Dunque abruzzesi senza mezze misure, o vincono o perdono. Vediamo i risultati finali di primo tempo, non finali, finali di primo tempo della Serie B. 0-0 tra Ascoli e Foggia, e finale Avellino Entella 0-0, Carpi Brescia 1-1, Cesena Salernitana 2-1, Cittadella Parma 0-1, Cremonese Palermo 1-1, Provercelli Empoli 2-1, ma è finale, così come Spezia Frosinone 1-1, ma è finale. 0-0 a Terni tra Ternana e Novara, invece è finale Venezia Perugia 1-0. Questa sera alle 20:30 c'è Bari Pescara. Serie C, girone B, vediamo quello che è cambiato, ma è cambiato relativamente poco, anche se c'è il pareggio della Reggiana sul campo del Sud Tirol. Prima avevamo dato anche il pareggio della Feral Pisalò su quella del, sul campo del Bassano, ovviamente annullata Triestina Modena alle 18:30, le gare di campionato, tra cui c'è anche Teramo Gubbio. Fabriano Vastese 0-1, ovviamente adesso, da questo momento in poi, le gare che sono in bilico, e mi riferisco a Fabriano e ad Agnone, inevitabilmente avranno un po' di spazio in più per, proprio perché sono gare in bilico. Ovviamente scaletta che andrà rivoluzionata nel caso in cui dovessero riaprirsi altri match. Roberta, a te. Siamo al 25esimo, Jacopo, di questa ripresa. Ci sono state due occasioni per la Vastese, che continua ad attaccare. Adesso sta battendo un calcio d'angolo la formazione di Colavitto. Ancora Leonetti al 20esimo. Scusami Roberta, fammi fare un salto al volo a Campobasso da Telemolise. Vincita, Campobasso a Mezzano. È entusiasta nonostante, insomma, si stia perdendo 2-0 contro un Avezzano che si sta dimostrando una squadra molto molto quadrata, cinica e se possibile spietata, anche se c'è da dire che ha avuto delle occasioni importanti l'Avezzano anche per fare il tris nel corso del primo tempo, almeno 3 o 4 opportunità, un palo per la cronaca lo ha preso anche Persia dell'Avezzano. Rientriamo, andiamo a Fabriano, è cambiato il risultato, Roberta. Eh sì, mi hai tolto la linea proprio sul gol. No, non ci credo, 26, perdonami. Ce lo giuro, al 26esimo c'è stata una rasoiata incredibile da parte di Bagaglini, raddoppio della Vastese proprio. Perdonami a questo punto. Non ti preoccupare, c'è stata questa rasoiata dal limite dell'area all'angolino dopo che Monti aveva salvato la Vastese, il Fabriano per in due occasioni. Il giovane portiere appena entrato a rilevare Spitoni era stato bravissimo al 20esimo su Leonetti involato a rete, veramente una partita da incorniciare quella del numero 11, è riuscito a salvarsi con la punta delle dita Monti che aveva fatto gli straordinari due minuti più tardi su Bittaie, ma che adesso nulla ha potuto su questa rasoiata vincente all'angolino di Bagaglini che porta la Vastese sullo 0-2. A te.
Bene così, dunque, raddoppio della Vastese che dunque risponde alle prime della classe, che però insomma stanno, il Matelica è in vantaggio di due gol a Francavilla, 3-0 intanto della Jesina. Tra poco andiamo da Giulio Misticone, intanto vi do il tris della Jesina sul Nero Stellati. Andiamo prima ad Agnone, altra gara in bilico, Agnonese Pineto, Maurizio D'Ottavio. Maurizio. Sì, siamo arrivati a pochi secondi dalla mezz'ora di questa ripresa. Vediamo, adesso c'è un'azione in contropiede da parte del Pineto con Gragnoni che all'inizio dell'area viene anticipato da Litterio, che ha evitato l'attaccante subentrato qualche minuto fa a Fares, trassi in porta, così Dagnone può ripartire sempre sotto di un gol. La formazione di Pino Di Meo che si sta sgolando dalla panchina per tentare di spronare i suoi ragazzi a raggiungere un pareggio davvero difficile, con un Pineto che si difende davvero in maniera ottimale in questo incontro, che sta conducendo per una rete a zero grazie alla marcatura di Napolano al 37esimo del primo tempo. Dunque ribadiamo il punteggio dal Civitelle, 1-0 Pineto. Se dovesse finire così, la formazione adriatica centrerà il settimo risultato utile consecutivo che rafforza la posizione in piena zona playoff. Per il momento è tutto, la linea che può tornare allo studio. Grazie Maurizio. Salto a Campobasso adesso, per Campobasso Avezzano, sentiamo come stanno andando le cose. Nel momento in cui ci sarà una interruzione, adesso Salim Ribeiro che porta pressing all'avversario, cade il numero 2 dell'Avezzano, recupera lo stesso Salim Ribeiro, la progressione, il tiro è al lato, non di molto bisogna dire. E adesso probabilmente si potrà procedere a questa terza sostituzione in casa rossoblu, quindi al 23esimo fuori Danucci e dentro Esposito Lauri, mentre qualche secondo fa un tiro sballato da parte di Salim Ribeiro. 23 minuti della ripresa, Campobasso 0 Avezzano 2. Luigi, rientriamo perché c'è il tris della Vastese. Roberta Di Sante, Roberta. Eh sì, al 29esimo la Vastese fa il tris ancora a Leonetti, lo stavamo dicendo, partita da incorniciare, quella del numero 11 che in contropiede se n'è andato con la difesa del Fabriano completamente sbilanciata, e con un altro pallonetto è riuscito a portare la Vastese sul 3-0, ma attenzione che siamo già dalla parte opposta con il Fabriano che va riesce ad entrare in area con Bagaglini, poi ancora il cross, il colpo di testa e la palla che termina sul fondo. Dunque 0-3, doppietta di Leonetti quando siamo giunti alla mezz'ora in questo istante. A te Jacopo. Grazie Roberta. Andiamo al Barbati di Pescina per il terzo gol della Jesina. Giulio Misticone. Giulio, è arrivato il gol che ha comunque chiuso il match. Come detto, un match che ha visto i nerostellati cominciare male e un match che li ha visti continuare peggio, perché in questo secondo tempo, precisamente al 25esimo minuto, è arrivato anche il terzo gol della Jesina, arrivato sugli sviluppi di un corner originato dalla parata di Parente, che ha disinnescato un destro a giro del neo entrato Margarita. Dal susseguente tiro dalla bandierina di testa è arrivato proprio il centrale difensivo Giorni, che è indisturbato, ha messo alle spalle di Parente, battuto per la terza volta. Siamo giunti adesso quasi al 29esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Nero Stellati 0 Jesina 3. A te Jacopo. Grazie Giulio. Come vedete è passato in vantaggio, ha ribaltato il risultato la Feralpi Salò sul campo del Bassano, 1-2 in questo momento in favore dei Leoni del Garda. Questo è un risultato importante, vedremo poi come andrà a finire. Certo che è una gara equilibrata. Ricominciamo da Francavilla, poi andiamo all'Aquila, perché a questo punto la gara della Vastese, di fatto avevamo detto che era una gara in bilico, appena abbiamo detto che era una gara in bilico la Vastese per fortuna ci ha smentito segnando due gol a stretto giro con Bagaglini e Leonetti, 0-3, gara se non in cassaforte praticamente quasi. Andiamo a Francavilla al Mare per Francavilla Matelica, Andrea Costantini. Andrea, poi andremo all'Aquila. Andrea.
Sì, il minuto 30 della ripresa, ma la partita si è accesa d'improvviso, si è accesa per tanti scontri di gioco e anche per una direzione arbitrale che è davvero deficitaria, quella del signor Gioviani della sezione di Termoli, che ha appena espulso per somma di ammonizioni Mele, dunque Francavilla in 10 uomini, ma Mele poco fa era stato atterrato a palla lontana da Gerevini. Tante proteste vibranti della panchina del Francavilla, ma proteste a vuoto perché non è stato preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti del nuovo entrato Gerevini. Ora attenzione, altri provvedimenti, probabilmente è stato allontanato Iervese, il tecnico del Francavilla. Iervese che ora se la prende anche con il proprio portiere Spacca, che ha lasciato la porta per venire a protestare, probabilmente è stato anche ammonito Spacca, e ora Iervese se l'è presa con il suo portiere, mentre Iervese ci sembra si stia per allontanare dal campo. Ma vi ho detto dell'episodio che ha coinvolto in precedenza Mele a palla lontana con Gerevini. Poco fa Mele è stato atterrato a centrocampo, hanno chiesto i giocatori del Francavilla un cartellino giallo per un giocatore del Matelica, in particolare lo ha fatto Mele, e per tutta risposta Mele si è visto sventolare lui un cartellino giallo. Siccome era già ammonito, Mele è stato espulso, somma di ammonizioni, e ora confermiamo, espulso anche Iervese per le reiterate proteste. Ma bisogna dire che Gioviani di Termoli non sta tenendo bene una partita che sembrava abbastanza agevole, soprattutto non ha ammonito alcuni giocatori del Matelica che avevano commesso dei falli effettivamente piuttosto duri, e la partita dunque si è accesa con il Francavilla che però ne ha fatto le spese, visto che è stato espulso Mele, dunque Francavilla in 10 uomini e sotto di 2 gol, e poi è stato anche allontanato il tecnico Pierluigi Iervese. Minuto 77 nel corso di questa partita, sempre Francavilla 0 Matelica 2, anche se a dispetto di tutte queste rivendicazioni dal punto di vista disciplinare, il Francavilla non è mai riuscito a creare delle occasioni importanti dalle parti di Cherezovic. Intanto cambio nel Francavilla, esce Zerbo, entra con il numero 10 Galli, poco fa era entrato anche Banegas, che aveva rilevato il centrocampista Velardi. Dunque Francavilla trazione anteriore, ma in 10 uomini sotto di 2 gol. Jacopo. Ok, grazie Andrea, andiamo all'Aquila da Daniela Rosone, ma intanto vi dico che c'è stato il pareggio dell'Olimpia Agnonese contro il Pineto, e dunque tra un po' andremo proprio ad Agnone per l'autore del gol. Intanto andiamo all'Aquila da Daniela Rosone. Daniela. Sì, Jacopo, 34esimo, risultato ancora 2-0 a vantaggio dell'Aquila Calcio, maturato nel primo tempo. Ci sono tante cose da dire in questo periodo in cui non siamo stati collegati. Un'occasione per l'Aquila innanzitutto al decimo, una grandissima occasione, una gran botta di testa di Capero, ha parato Maraghino, poi la girandola dei cambi, all'11esimo della Recanatese è uscito Bassa, è entrato De Luca, al 15esimo invece un cambio per l'Aquila Calcio, è entrato Brenci per Ruci, autore di una buona prova, al 16esimo Valenti per Brenci, che ha tentato a tirare dalla distanza ma la palla era davvero troppo alta, al 19esimo ancora un cambio per la Recanatese, è entrato Monachesi per Giancaglia, al 22esimo ancora una grandissima occasione per l'Aquila, questa davvero importante, con il numero 7 rosso-blu Valenti, Maraghino in evidenza con una gran parata, poi la palla l'ha recuperata Capiero che ha preso una traversa, quindi un'occasione questa clamorosa che poteva essere il 3-0 per l'Aquila Calcio. Al 23esimo vi segnaliamo invece un altro cambio, è uscito Boucher, anche lui autore di una prova superba, è entrato al suo posto Sieno, al 25esimo invece una punizione della Recanatese, Parisi ha tentato il tiro, la difesa aquilana in quel momento diciamo ha dormito un po', la palla è finita fuori di poco. E poi al 31esimo segnaliamo un altro cambio, è entrato Boldrini, recuperato completamente dall'infortunio per Padovani, Padovani autore oggi di una grande prova, ma veramente l'Aquila ha giocato una grandissima partita oggi, una partita decisa, una partita senza sbavature, quindi il risultato che poteva essere anche maggiore per tutte le occasioni che ha creato la squadra di mister Battistini oggi. La Recanatese
Cortese dal canto suo poco ha potuto, però dobbiamo dire una squadra, quella di mister Alessandrini, mai doma, che quando ha potuto ha provato a creare, ma davvero l'Aquila oggi era ben messa in campo con tutte le soluzioni che aveva mister Battistini, anche correttivi che mister Alessandrini ha operato con le sostituzioni non hanno dato i frutti sperati, però una squadra anche questa viva, e sicuramente Maidoma che sta tentando di contrastare l'Aquila Calcio in giornata decisamente positiva. Okay. Era importante questa risposta. A voi la linea. Grazie Daniela, andiamo ad Agnone per il pareggio dell'Olimpia Agnonese contro il Pineto. Maurizio D'Ottavio, Maurizio. Sì, nei minuti non collegati è successo praticamente di tutto allo stadio Civitella di Agnone, con la formazione di casa che è pervenuta al pareggio al minuto 37esimo, grazie al gol del giocatore senegalese di origini africane Magi, che ha capitalizzato al meglio un appoggio di Barbosa in area di rigore. Nei minuti precedenti il Pineto è rimasto in 10 uomini per l'espulsione combinata dal signor Perri della sezione di Roma 1 ai danni del giocatore del Pineto Mariani per un fallo da tergo ai danni di Ferraro. È scattato il secondo cartellino giallo e la partita per Mariani è finita anzitempo. Nel frattempo i Granata continuano ad attaccare dopo essere pervenuti al pareggio, e diamo per un istante in cronaca diretta, c'è una conclusione di Nitello dal limite dell'area, è deviata in calcio d'angolo. Agnone che ancora attacca a testa bassa quando siamo arrivati precisamente al 40esimo, dunque 5 minuti più recupero, 1-1 il risultato. Dalla bandierina c'è Ferraro, un grande groviglio di maglie Granata, parte in corsa. C'è però il numero 21 del Pineto che allontana proprio il neoentrato Orlando. Dunque l'azione sfuma per i padroni di casa pervenuti al pareggio al 35esimo grazie a Magi. Ecco, se non ci sono domande io vi ripasserei la linea per riprenderla poi nei minuti proprio finali. Certo, Agnone, Maurizio, ti dico, diventerà il campo principale perché in questo momento è la partita davvero in bilico di questa giornata di campionato, quindi tra poco torniamo proprio da te. Facciamo un salto rapidissimo, prima a Fabriano, poi a Francavilla, poi a Pescina, per poi andare, se non cambiano i risultati, nel finale ad Agnone. Fabriano Cerreto Vastese, gara in ghiaccio oramai per gli aragonesi. Roberta Di Sante, Roberta. Sì, siamo al 40esimo qui a Fabriano, Jacopo, 0-3 il parziale con la doppietta di Leonetti e il gol di Bagaglini per la Vastese, che ha di fatto appunto messo la gara in cassaforte. Ha provato nei minuti non collegati il Fabriano a portare qualche pericolo, al 31esimo Cicino ha calciato al lato, poi Sassaroli da posizione centrale ha spedito di poco fuori bersaglio, però la Vastese sembra poter controllare tranquillamente questa partita, una gara che non era partita in maniera entusiasmante ma legittimata nel secondo tempo dalla formazione di Gianluca Colavitto, sicuramente sugli scudi Leonetti, che anche oggi ha messo a segno una importante doppietta. A te Jacopo. Grazie Roberta, salto anche a Francavilla Matelica, Andrea. Sì, il minuto 84 qui a Francavilla, sempre 2-0 per il Matelica. Francavilla generoso, spuntato ma generoso, che in 10 uomini sta cingendo d'assedio l'area di rigore del Matelica, ma non riesce a generare dei pericoli dalle parti di Kernezovic. Soltanto una sequela di calci d'angolo, ma comunque infruttuosi. Anzi, poco fa c'è stata un'azione di ripartenza di Malagò che è stato affrontato da Di Pietrantonio, sospetto contatto da rigore, ma Giovieni di Termoli ha fatto proseguire, confermando la sua giornata. No, perché un po' a tutti è sembrato che l'intervento di Di Pietrantonio fosse falloso ai danni di Malagò, che peraltro subito dopo ha lasciato il campo.
ed è entrato al suo posto Callegari. Intanto altre scintille in campo, stavolta con protagonista Palumbo e con lui anche Brentan. Alla fine però il direttore di gara concede il pallone al Matelica, calcio di punizione per la squadra capolista ed ennesimo cambio che andiamo ad annotare, davvero sostituzioni a pieno regime perché sta per entrare un altro giocatore nel Matelica. Noi però possiamo ridare la linea allo studio, ecco qui la sostituzione, entra il numero 13 Messina al posto di D'Apollonia quando abbiamo superato il minuto 85 di questa partita. Studio. Grazie Andrea, intanto vantaggio a Cremona del Palermo, Cremonese 1 Palermo 2, risultato ribaltato. Allo Zini, facciamo un salto anche al Barbati di Pescina, 40 secondi anche di collegamento per Giulio Missicone perché poi dobbiamo fare il gran finale con Agnone per vedere il Pineto se riuscirà a ritrovare la vittoria. Giulio. Sì Jacopo, siamo giunti al 41esimo della ripresa, risultato che vede sempre la Jesina avanti per 3-0, nel periodo non collegato ci sono stati solamente cambi nella Jesina, precisamente Sierra Antonio ha lasciato il posto ad Anconetani, anzi Sierra Antonio è subentrato ad Anconetani, poi D'Alessio ha preso il posto di Sassaroli e poi ancora Cupinelli per Pierangeli e pochi secondi fa Carnevali ha rilevato Zannini. Nero Stellati che ci hanno provato in un paio di circostanze ma è sempre arrivata la segnalazione di offside a invalidare praticamente le iniziative dei Nero Stellati che anche oggi hanno denotato un'inconsistenza nel reparto avanzato, oltre che molta imprecisione nel fraseggio contro un avversario che, dobbiamo dirlo, si è rivelato superiore alla squadra Peligna che anche quest'oggi sta lasciando i punti agli avversari. Siamo giunti adesso al 42esimo minuto, 3 minuti al 90esimo, Nero Stellati 0, Jesina 3, a te. Grazie, facciamo un'incursione a Campobasso, Campobasso Avezzano. Salim Ribeiro che non sa a chi distribuire il pallone, poi va ad allargarlo verso lo stesso Vecchione, la sovrapposizione di Salim Ribeiro, il cross cade in area di rigore, un difensore dell'Avezzano, trattasi di Menna il quale è stato evidentemente strattonato da Ingretolli, questo è stato praticamente evidente ad occhio nudo. Calcio di punizione in favore della squadra ospite che continua a vincere per 2-0, mentre Luigi, minuti sono 38, il Campobasso bene sì ma a sprazzi, ma soprattutto non è riuscito almeno per ora a segnare un gol, cosa sicuramente negativa ma di fatto avrebbe meritato di farne quantomeno uno. Avezzano che ovviamente, visto il punteggio, ha praticamente tirato i remi in barca nel corso della ripresa, ma ci saremmo sicuramente aspettati questa trama da parte dell'allenatore, questa strategia da parte dell'allenatore dell'Avezzano, Federico Giampaolo. Calcio di punizione in favore del Campobasso con Del Duca che invita tutti a salire, va a sventagliare un pallone verso Ingretolli, colpito male da Ingretolli, che lo fa praticamente terminare al lato rispetto alla porta difesa da Lombardi, non più da Fanti, il quale quest'ultimo è uscito al cavallo tra i due tempi. Altra sostituzione nell'Avezzano, fuori, vista questa possibilità di fare 5 cambi a testa, praticamente è stato un secondo tempo davvero molto molto spezzettato, fuori il numero 4 Persia, dentro a partire dal 39esimo il numero 18 Gabriele D'Ambrosio, quindi 2-0 per l'Avezzano quando siamo al 39esimo e 30 secondi. Se avete altri parziali da acquisire, altri campi dove andare, qui a Selva Piana mancano 5 minuti più recupero. Ok, a voi. 5 minuti più recupero dunque a Campobasso con l'Avezzano sempre saldamente in vantaggio 2-0 che di fatto avete sentito non sta rischiando neanche più di tanto, insomma. Andiamo ad Agnone per Olimpia Agnonese e Pineto, chiedo a Maurizio D'Ottavio quanto manca alla fine della partita. Maurizio. C'è Maurizio D'Ottavio? Forse no.
Eh no, evidentemente no. Cioè si sente solo lo stadio, si sentono solo i rumori dello stadio. Però insomma tra un po' ci torniamo. Facciamo 20 secondi a testa, ping pong tra Francavilla e Vastese, quanto manca? Andrea Costantini e poi Roberta Di Santa e poi torniamo ad Agnone. Intanto quarto gol della Vastese, allora invertiamo, andiamo prima a Fabriano, da Roberta Di Santa e poi da Andrea Costantini. Roberta. Sì, Jacopo, al 46esimo c'è stata una bella incursione di Bittaie in area di rigore, messo giù da Pellonara, rigore sembrato dalla nostra tribuna netto, che lo stesso Bittaie ha trasformato spiazzando Monti. Dunque cala il poker la Vastese nel Perfetto. Finale, sono 5 minuti di recupero, ne mancano altri 2 e mezzo da giocare. Benissimo, poker per la Vastese, 30 secondi anche per Francavilla. Andrea, quanto manca? Siamo in pieno recupero, sono trascorsi 30 secondi all'interno del primo dei 5 minuti di recupero, sempre Francavilla 0, Matelica 2. Nel periodo non collegato è stato allontanato anche l'allenatore del Matelica, Tiozzo, ma vi assicuriamo che è stata una partita sostanzialmente corretta. A nostro avviso il direttore di gara avrebbe dovuto estrarre un paio di cartellini gialli per i giocatori del Matelica, non lo ha fatto, ha esasperato la partita che si è incattivita in pochi istanti, e da lì poi sono stati presi dei provvedimenti disciplinari come l'espulsione di Mele, gli allontanamenti di Iervese e Tiozzo, e anche poi quel rigore mancato non dato al Matelica sa un po' di compensazione. Insomma, assolutamente bocciato Gioviani di Termoli, la partita sembra praticamente decisa con un Francavilla che sta cercando di onorare questi ultimi minuti, sta cercando di attaccare, ma il Matelica è davvero solido nella fase difensiva. Un minuto e mezzo è trascorso di recupero, dunque 3 e mezzo ancora da giocare, Francavilla 0, Matelica 2. Studio. Grazie Andrea. Agnone adesso, Maurizio D'Ottavio, spero che adesso il collegamento vada bene. Maurizio, sì, quanto manca? Proprio è finita da qualche istante tra Olimpia Agnonese e Pineto, il risultato è finito sull'1-1. Ribadiamo i marcatori al 37esimo del primo tempo napolano, al 35esimo della ripresa Maci che ha pareggiato i conti, Pineto in 10 uomini nell'ultimo quarto d'ora causa l'espulsione ai danni di Mariani per un doppio giallo, dunque la formazione di Amaulo che strappa un punto con i denti e con le unghie, un punto davvero importante sul difficile campo dell'Agnonese, che le ha provate davvero tutte, sia nel primo tempo con la traversa colpita da Margarita, sia nella ripresa con il pareggio poi arrivato proprio a 10 minuti dal triplice fischio finale. Comunque un pareggio tutto sommato giusto, che insomma premia entrambe le formazioni scese in campo qui al Civitelle. Ribadisco il finale dal Civitelle, Agnonese 1, Pineto 1. La linea che può tornare a voi. Grazie, grazie Maurizio. Torniamo a Campobasso? Sì, per le fasi finali di Campobasso Avezzano. C'è uno stesso giocatore dell'Avezzano, il capitano Menna, che si è accasciato al suolo e si sta toccando il viso. Chiaramente si fa di tutto anche per guadagnare secondi preziosi in vista del novantesimo. Rientriamo Maurizio, perché ha accorciato le distanze il Francavilla. Andiamo da Andrea Costantini. Andrea. C'è Andrea? Bella azione sulla destra di Molenda, cross tagliato e teso in tuffo di testa, Guido Galli ha insaccato il gol che riaccende le speranze del Francavilla. Mancano a questo punto 2 minuti scarsi di recupero, il Francavilla ci prova in 10 uomini, prova a raggiungere una parità che sarebbe davvero clamorosa, ma ora c'è un fallo commesso a centrocampo da Dipinto che viene anche ammonito, cartellino giallo per Dipinto, ennesimo provvedimento disciplinare di una partita che, ripetiamo, si è incattivita anche per la pessima gestione di Gioviani di Termoli. Dunque 1-2, ditemi se devo... No Andrea, puoi andare fino alla fine, anche perché okay, all'Avezzano è sempre sul doppio vantaggio, quindi l'unica partita in bilico è la tua. Ok, e peraltro probabilmente il recupero si allungherà, visto che il giocatore del Matelica si sta rialzando soltanto ora, dunque il gioco è rimasto fermo per diversi secondi. Si tratta del numero 2, Brentan, atterrato da Dipinto, cartellino giallo.
per Dipinto. Il gioco riprende in questo momento con il lancio di Losicco in profondità per Gioè pescato però in posizione di fuorigioco, dunque c'è pressione per il Francavilla che probabilmente ha un altro assalto a sua disposizione per cercare un clamoroso pareggio che sembrava fino a poco fa disperato, anche perché di vere palle gol non ne avevamo viste in questo secondo tempo, solo la pessima direzione di Gioviani di Termoli. Ora c'è però il pallone recuperato da Messina del Matelica, Messina che lotta con Dipinto, la palla è ancora in gioco e poi la perde Messina ma la recupera ancora il Matelica, no c'è Amenta che prova a servire in avanti Molenda, di prima molto bene per Palumbo, anzi Galli, quindi il pallone in avanti per Palumbo, anticipato di testa dal numero 6 Cuccato, ancora il Francavilla, ultimissimi istanti, palla buttata in mezzo dove c'è Palumbo che lotta, non riesce ad arpinare il pallone, la spazza via allora Angelilli dalle parti di Amenta e finisce qui, non ce l'ha fatta il Francavilla a coronare un'altra clamorosa rimonta. C'è da dire che offensivamente Francavilla però aveva fatto poco, resta da annotare la prestazione generosa della squadra di Iervese, la pessima direzione di Gioviani e il cinismo della capolista Matelica che aveva ipotecato la vittoria nel primo tempo con le reti al 12° di Magrassi su calcio di rigore e al 22° di Tonelli. Nella ripresa, nel corso del terzo minuto di recupero, aveva accorciato le distanze Guido Galli dal Valenzuca e tutto, è la quarta sconfitta interna per la squadra di Iervese. Ricordiamo che il Francavilla ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Mele al 72° doppio giallo e poi sono stati allontanati dalla panchina i due allenatori Iervese e Tiozzo. È tutto dal Valenzuca, studio. Grazie Andrea, andiamo a Campobasso per le fasi finali di Campobasso Avezzano. Agostino, in maniera minacciosa è caduto un giocatore dell'Avezzano, si tratta del numero 16 Piorelli, Michele Piorelli, fallo commesso proprio da Agostino, ma sono davvero flebili per non dire nulla le speranze del Campobasso di poter quantomeno acciuffare il pareggio, la palla attenzione messa al centro, c'è questa conclusione che viene deviata sopra la traversa proprio di Piorelli. Nel recupero, quindi 47esimo girata di Piorelli con deviazione in angolo da parte di Landi e si può battere questo calcio d'angolo per l'Avezzano che chiude in attacco. Avezzano che continua a condurre per 2-0, assolutamente con merito, giù il cappello all'Avezzano che ha segnato 2 gol nel primo tempo, rischiato, se di rischio si può parlare, di segnarne degli altri. Adesso il campo basso con Augustus, la palla che gli viene sottratta, è entrato malissimo Augustus a partita in corso, chiaramente stiamo parlando di un classe 99, ma l'impatto è stato davvero tragico, come ripeto è stato tragico quello di Masecchia sulla panchina del Campobasso. 48 minuti 20 secondi, ne mancano 2 scarsi di minuti alla fine di Campobasso Avezzano con un pallone lanciato verso il numero 20 dell'Avezzano Cero. Allora Gianni, ecco, possiamo rientrare, insomma è quasi terminata la partita, tra un po' ne approfittiamo per fare il riassunto del campionato di Serie D, ma intanto c'è il terzo gol in Serie B del Cesena sulla Salernitana, peraltro Salernitana ridotta in 10, espulso l'ex lancianese Gatto proprio in questo momento, in più c'è il vantaggio del Foggia ad Ascoli e questo è un risultato importante in chiave bassa classifica. Per quanto riguarda la Serie C sono finali le gare, anzi no, si sta giocando ancora a Mestre, non è ancora finale a Mestre, sempre 1-2 per il Renate, le altre partite sono finali, Albino Leffe 2 Fanno 0, Bassano 1 Feralpi Salò 2, Sud Tirol Reggiana 1-1, attendiamo il fischio finale di Mestre Renate che il vede per il momento il Mestre in vantaggio per 2-1. Questi sono i risultati del campionato di Serie D Girone F. Campobasso Avezzano, manca ancora qualche istante ma doppio vantaggio che regge per l'Avezzano 0-2, Castelfidardo San Marino 1-2, Lavastese distrugge il Fabriano 0-4 per la formazione aragonese, vince il Matelica che poteva fare un favore proprio alla Vastese magari fermando la prima della classe, non ce l'ha fatta, nel finale ha provato a riaprire il
la contesa, la formazione di Ervesi, avete sentito anche espulso, così come espulso Mele, insomma direzione di gara di Gioviani, di Termoli da rivedere, almeno così ci dice il nostro Andrea Costantini e noi ci fidiamo più che ciecamente. L'Aquila Recanatese 2-0, Nero Stellati Esina 0-3, Agnonese Pineto 1-1, l'unico pareggio abruzzese di giornata, in realtà è proprio l'unico pareggio di giornata, ben guardare, San Nicolò Monticelli 2-0, giocata ieri e tra poco vi mostreremo il servizio della partita, San Giustese Vispesaro 1-3. Vediamo la classifica come sarebbe in questo momento: Matelica 31, Vispesaro 28, Vastese 26, e dunque questo terzetto, considerando che il Campobasso oggi si è fermato, almeno siamo a ridosso della fine della partita, presumiamo insomma che stia quasi per terminare, il terzetto può andare, va a più 4 perché la Vastese stacca di 4 punti il Campobasso, quindi Matelica, Vispesaro e Vastese se ne vanno, e questo fa un favore indiretto, ma nemmeno poi tanto indiretto, all'Aquila e all'Avezzano, che vincono entrambe e si avvicinano proprio al Campobasso, e dunque adesso nelle primissime posizioni di classifica, vedete, ci sono 4 squadre abruzzesi, perché a 19 c'è il Pineto, a 18 c'è il Castelfidardo, che dopo un buon inizio adesso sta pagando dazio, intanto accorcia le distanze la Salernitana a Cesena 3-2 per la formazione di Castori, vedete l'aggiornamento in grafica, 17 per il San Marino e la Jesina, 16 per Francavilla e San Giustese, 13 per il San Nicolò, 11 per l'Agnonese, 10 per la Recanatese, 7 per il Fabriano, 6 per il Monticelli. Purtroppo resta ancora a 2 punti il Nero Stellati Pratola, che sembra davvero in una situazione al limite del disperato. Prima di vedere gli aggiornamenti finali, facciamo un salto rapidissimo, ma veramente rapido, di 30 secondi a testa, a Fabriano e al Barbati di Pescina, per un piccolo commento post gara di Fabriano Vastese con Roberta Di Sante, di Nero Stellati Jesina con Giulio Misticone, partite che hanno avuto ben poco da dire, perché ci sono state due squadre che si sono imposte nettamente. Iniziamo da Fabriano. Roberta Di Sante, Roberta, 30 secondi per un consuntivo davvero su questa Vastese, che fa parte del gota di questo campionato, perché è tra le prime tre della classe, che adesso sta addirittura staccando anche la concorrenza. Roberta. Sì, una Vastese entusiasmante, soprattutto nel secondo tempo, dove legittima il risultato, 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 partite. Questo la dice tutta, una Vastese dilagante con un Leonetti strepitoso, che oltre a fare una doppietta ha giocato veramente una partita impressionante. Il gol, gli altri due gol di Bagaglini e poi in chiusura il quarto gol su calcio di rigore di Bittaie, una partita che nella ripresa non ha avuto storia. Nel primo tempo il Fabriano aveva provato a fare qualcosina, ma poi nella ripresa la superiorità tecnica della Vastese è venuta fuori. Non ha sconfitta in 10 gare per il Fabriano, che non riesce ad uscire da questa crisi in cui è entrato nonostante il cambio di allenatore. Grazie Roberta. Andiamo al Barbati di Pescina, intanto c'è il vantaggio del Novara a Terni 0-1 per la formazione piemontese. Andiamo da Giulio Misticone, anche per te Giulio, 30 secondi di consuntivo, una situazione che potrebbe... Come? Ah, è caduta la connessione, dunque vabbè. Avremmo voluto fare un consuntivo di quello che è la situazione del Nero Stellati Pratola, che ad inizio settimana ha anche esonerato l'ormai ex direttore sportivo Roberto Pantaleo, ma evidentemente i problemi sono molto più profondi rispetto a un semplice cambio di dirigente, questo è, mi pare, evidente. Io non so se riusciamo a far vedere quella che dovrebbe essere la formazione del Teramo alle 18:30, dovrebbe essere questa, con Calore tra i pali, 3-4-3, Caidi
Speranza e Sales in difesa, Ventola, De Grazia, Amadio e Varas centrocampo, Bacio, Terracino e Tulli ai lati di Foggia. Dunque, dovrebbe essere confermata il cambio di modulo con le tre punte, i tre difensori che restano. Il sacrificato sarà Carlo Ilari, che dunque si siederà in panchina, a favore di Bacio Terracino, quindi un Teramo a trazione anteriore per provare alle 18.30 a vincere la partita del Bonolis contro il Gubbio. Questa è la formazione che vi diamo, non dico per ufficiale ma per ufficiosa, almeno queste sono le indicazioni che ci vengono da Teramo. Adesso ci vediamo prima al servizio di San Nicolo Monticelli, di Andrea Costantini, e poi rientriamo per il finale di Diretta Stadio. Con un gol per tempo il San Nicolo fa suo lo scontro diretto salvezza col Monticelli, bissa il successo di Recanati e dà tanto ossigeno alla sua classifica. Gara combattuta nella quale lucidità e cinismo sono state armi fondamentali per l'11 di Campanile. Si è giocato di sabato al Tiberio Orsini, ex Castrum di Giulianova, gremita la piccola tribuna dell'impianto dell'Annunziata. San Nicolo con gli stessi 11 che hanno firmato il blitz di Recanati. Nel Monticelli il tecnico Stallone fa partire dalla panchina l'ultimo acquisto, il centravanti Ragazzu, ex della gara. La cronaca si apre al nono con il colpo di testa di uno dei più piccoli in campo, Marra, fuori di poco. Dopo un paio di minuti tocca a Maisto, che approfitta di un errore di Sosi e va al tiro. Marani para senza problemi. A metà tempo si fa vedere anche la compagine ascolana con Pedalino dalla distanza. Gori è attento. Al 26esimo Di Benedetto si accentra e va al tiro, ma la conclusione del match winner di Recanati non è precisa. La partita scivola via sui binari di un equilibrio che viene definitivamente spezzato da una palla inattiva al 41esimo, punizione di Chiacchiarelli. Davanti alla porta va giù Maisto, che però con grandi riflessi da terra è lestissimo a sfruttare la torre sul secondo palo di Di Benedetto e in rovesciata batte Marani 1-0 e terzo centro in campionato per Maisto a secco di gol dal derby vinto col Pineto. Nella ripresa pronti via il San Nicolò ha subito il pallone per chiudere la partita. Bel lavoro di Di Benedetto che si gira e calcia in maniera perentoria, ma il palo gli nega il gol, poi il tapin di Maisto finisce a lato. Superato il pericolo, il Monticelli dà inizio al suo forcing a caccia del pari. A cavallo del quarto minuto ci provano prima Gesuè, poi Ciabuschi con un tiro cross. Proprio quest'ultimo è una spina nel fianco per il San Nicolò e si rende ancora pericoloso al decimo, ma non c'entra la porta. Al 12esimo arriva il pari del Monticelli, tuttavia annullato per posizione di fuorigioco. Sull'episodio il tecnico ospite Stallone avrà da recriminare nel dopopartita. Superata la fase più delicata, il San Nicolò non rischia più nulla, controlla e colpisce al 33esimo. Petronio recupera palla sulla tre quarti, Massetti avanza e scarica un destro violento e angolato sul quale Marani nulla può. 2-0 e partita chiusa, con la compagine teramana che in pieno recupero sfiora anche il tris con il neo entrato tedesco servito da Massetti, ma il passivo sarebbe stato poi troppo pesante per un Monticelli sempre penultimo e ancora secco di vittorie, quelle che stanno trovando Campanile e i suoi giocatori, e con esse un po' più di serenità. Mi auguro che questa sia una svolta, sicuramente questa era una partita fondamentale per il nostro futuro, perché essendo uno scontro diretto questa è una partita che vale doppio, vale. Penso che l'abbiamo interpretata nella maniera giusta, dopo un primo tempo giocato a mio avviso molto bene, sia a livello tecnico che a livello di atteggiamento e di aggressività. Poi è normale che il secondo tempo loro si sono sbilanciati, hanno messo una punta in più, quindi i primi 20 minuti ci hanno creato dei problemi. Poi abbiamo fatto qualche correzione e penso che abbiamo portato la partita in porto meritatamente. E dunque vittoria per il San Nicolò, 2-0 contro il Monticelli, pareggio della Salernitana Cesena. Noi però abbiamo in collegamento da Campobasso il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Buon pomeriggio presidente, complimenti per... Buon pomeriggio a voi. Complimenti per una vittoria. Abbiamo appena festeggiato questa importante vittoria. Ah, e reduce dunque festeggiamenti già fatti o ancora da terminare? No, li stiamo facendo, doccia con i panni addosso. Come giusto okay. Che sia. Presidente, senta, una vittoria netta, probabilmente mai messa in discussione, che probabilmente ripaga di un filo di amarezza con cui avevate terminato il derby con l'Aquila. Sì, avevo chiesto ai giocatori di dare il 1000%, sono riusciti a fare una prova maiuscola in un primo tempo in cui in campo c'era soltanto l'Avezzano, abbiamo rischiato di segnare molti più gol oltre i due che poi
hanno consacrato il risultato e la conquista della vittoria. Senta, pace fatta con Giampaolo dopo un po'. No, col mister non c'era nessuna. Però oggi evidentemente non ha visto una squadra rinunciataria, evidentemente. Sì, oggi la squadra si è giocata una partita, anche nel secondo tempo il mister ha lasciato la stessa impostazione tattica e probabilmente la forza di questa squadra sta proprio nel terminale offensivo, veramente importante per una categoria come la Serie D. Va bene, io la lascio ai festeggiamenti chiedendole come ultima domanda a questo punto se noi vediamo la classifica, lei non può, ma immagino che gli abbia già dato una scorsa, in questo momento l'Avezzano ha 20 punti con l'Aquila, a meno 11 dal primo posto, ma insomma l'Avezzano entra davvero nel gota del girone F. Siamo in zona playoff oppure no? Eh sì, certo. Ok, quindi siamo al quinto posto. Al quinto posto, sì. Bene, grazie. Beh, era quello che volevo una settimana fa, va bene comunque che sia arrivata oggi e speriamo domenica prossima in casa con San Nicolò che il pubblico sia veramente poi l'uomo, il dodicesimo che trascina questa squadra che ha grandi motivazioni per salire sempre più in questa graduatoria. Quinto posto in coabitazione con l'Aquila, dunque questo duello che continuerà evidentemente, Presidente. Comunque, buon rientro, sarà un rientro dolce da Campobasso e ci sentiamo presto. Grazie Presidente. Grazie a voi e sempre forza Avezzano. Grazie al Presidente dell'Avezzano Gianni Paris per questa vittoria 2-0 a Campobasso, molto molto importante, da un presidente che ha fatto un colpaccio fuori casa ad un altro che ha fatto un super colpaccio fuori casa e che diventa a questo punto una delle formazioni da temere, la Vastese del presidente Franco Bolami, a cui do il buon pomeriggio presidente. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Allora, 4 gol anche oggi, una Vastese che inizia davvero a far sognare i tifosi, già l'aveva fatto nelle scorse settimane, ma è certo che questa squadra ha cominciato ad avere una continuità abbastanza molto importante. È sorpreso anche lei? Ma guarda Jacopo, stiamo crescendo giornata per giornata, domenica per domenica, è una squadra giovane dove si impegnano quasi tutti, anche il mister soprattutto, e seguono soprattutto il mister. Siamo contenti, godiamoci questo momento, anche se il nostro obiettivo era una salvezza tranquilla, però adesso ci godiamo questo bel momento, andiamo avanti per la nostra strada domenica per domenica. Presidente, oggi ha perso il Campobasso e dunque avete scavato un solco sulla quarta, perché adesso il quarto posto del Campobasso per l'appunto è a 4 punti. Di fatto si è creato un terzetto formato da Matelica, Vispesaro e Vastese. Insomma, è un orgoglio far parte del terzetto che sembra essere iniziato, insomma, poi a giocarsi il campionato. Sicuramente quando vinci va sempre bene, sia per il morale, per i ragazzi, per la città, per tutti quanti, però non ci ricordiamo l'anno scorso che è successo, perciò voliamo basso, il campionato è ancora lungo, ci sono tante domeniche ancora da affrontare e sicuramente a dicembre inizierà un altro campionato perché molti si infosseranno e sicuramente adesso che siamo là ci aspetteranno ancora più cattivi di queste prime partite, però noi adesso siamo là, ci godiamo questo momento e già pensiamo a domenica che arriva un Castelfidardo che sicuramente vuole fare bene alla Ragona e speriamo di vincere anche domenica e di fare bene. Però devo ringraziare tutti, da questi ragazzi, dal direttore, dal mister, lo staff e soprattutto i tifosi che anche oggi erano quasi 100 persone presenti con 300 km di distanza. Veramente è un buon momento e godiamoci questo momento. Grazie Presidente, io le auguro un buon ritorno da Fabriano, se ci chiude con un voto per la sua Vastese, che voto gli mettiamo? Io gli ho dato già giorni fa sul giornale 8 e penso di arrivare a 10, però dipende da loro, io devo arrivare a 10, però 8 per il momento 8 basta. 8 basta, 10 basta, non si può dare adesso.
Perfetto, grazie presidente, buon ritorno da Fabriano. Grazie alla presidente della Vastese Franco Bolami. Intanto il Parma è di nuovo in vantaggio con il Cittadella 1-2. Noi siamo davvero in chiusura, sono le 16:43, ma questo sarà un pomeriggio. Intanto raddoppio anche del Foggia ad Ascoli, Ascoli 0 Foggia 2. Dunque anche questo risultato cambia in Serie B. Cosimo Chiricò, l'ex lancianese Chiricò, dunque stende a 6 minuti dalla fine l'Ascoli proprio al Del Duca. Noi ci fermiamo, ma come detto questo sarà un lunghissimo pomeriggio, sono le 16:44 per chi ci segue in diretta ovviamente. Noi ci fermiamo per il momento, ma alle 18:20 saremo di nuovo in diretta ovviamente per l'inizio della gara del Bonolis tra Teramo e Gubbio e per iniziare a farvi vedere qualche immagine, qualche intervista delle partite di Serie D. Noi chiudiamo, ci vediamo più tardi per Teramo Gubbio e poi inizierà la lunga serata che ci porterà fino alla fine di Bari Pescara. Buon proseguimento di giornata, ovviamente, con i nostri programmi. A dopo. Swimmers, 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 swimm